Allora, con questo seminario, comincia l'edizione 2021 di Mojo Italia. Molti di voi ci sono già stati, nelle due edizioni precedenti, 2018-2019. Eravamo soliti vederci alla Casa del Cinema. Per motivi Covid, a settembre 2020 abbiamo deciso di spostare, di non fare una edizione in presenza, di spostarla in attesa di tempi migliori. E quindi abbiamo poi scelto in primavera di effettuare questa edizione in remoto, ovviamente con l'impegno e la promessa di rivederci appena possibile di nuovo alla nostra sede, in qualche modo storica, che è la Casa del Cinema. È stata questa edizione del festival, mantiene le sue caratteristiche, cioè una offerta di corsi gratuiti, certificati dall'ordine di formazione specializzata per giornalisti, filmmaker, videomaker e comunicatori in genere. Aggiungiamo che, ed è molto importante, che tutto ciò non sarebbe possibile senza gli sponsor. Quest'anno sono anche, diciamo, meno del passato, perché poi la crisi ha colpito tutti, anche le aziende, lo staff di volontari, le strutture che collaborano con noi, in primo luogo il grande supporto organizzativo che ci dà Stampa Romana, Overpress Media. Io vi sto parlando dallo studio di Overpress, i nostri amici che ci consentono di fare streaming e non solo, diciamo, in maniera in alta qualità, e tutta un'altra serie di realtà che poi pian piano vi illustreremo e entreranno nei nostri lavori. Un breve remind: i corsi oggi, questo è il primo corso dell'edizione 2021, il prossimo è alle 14, c'è un altro alle 17. I corsi sono domani è lo stessa scaletta, 10, 14, 17, domenica 10 e 14, ma alle 17 saremo live e vi invito a esserci. Non è un corso certificato, ma è la nostra proiezione dei finalisti e dei vincitori del premio internazionale Mojo Italia. Un sacco di entries quest'anno, siateci per vedere il meglio della produzione fatta con lo smartphone. Il corso di oggi vede la presenza di, e lo ringraziamo tantissimo perché i nostri relatori sono tutti relatori che fanno parte della schiera di volontari che ci aiutano, quindi li ringraziamo due volte perché senza di loro questi corsi non sarebbero possibili. C'è Davide Gori, epidemiologo dell'Università di Bologna, e col quale appunto proveremo a rispondere a una domanda che ci è venuta in questi mesi, cioè come lavorare sul campo in sicurezza, o comunque mitigando il rischio in tempo di Covid. Ma prima di entrare nel merito, darei la parola velocemente al nostro segretario Lazzaro Pappagallo e poi entriamo nel merito del nostro corso. Lazzaro. Grazie Nico, buongiorno a tutti e benvenuti per questa terza edizione del Festival del Mojo Italia. È un piacere, un onore stare con voi e tra l'altro un piacere anche leggere i messaggi che stanno arrivando in chat perché diciamo, ci danno anche un'idea della platea delle persone interessate. E per una questione bellissima, ma logistica, naturalmente il nostro festival è un festival molto romano. Alla Casa del Cinema, Villa Borghese, uno scenario splendido, ma naturalmente era difficile poter intercettare colleghi pugliesi, sardi, veneti, emiliani, tutti quelli che adesso sto leggendo in chat e che danno il loro numero di tesserino. Questo ci dà la dimensione di quello che stiamo facendo, cioè quello che poteva essere una difficoltà, un'enorme difficoltà da un punto di vista organizzativo, la stiamo trasformando in un'opportunità, in un modo per allargare la tela, per allargare la rete. Per dare la possibilità ai colleghi di poter concretamente ascoltare questi corsi e riportarli nella loro vita attiva, perché anche questo è il valore del Mojo, con la sua praticità, con la sua indicazione di marcia, rappresenta il modo col quale si sta anche trasformando il nostro mestiere. E naturalmente questa trasformazione è consegnata in un oggetto quotidiano, in un oggetto semplice ma anche complicato che è il nostro smartphone. E col quale possiamo fare tante cose e dal quale può passare anche un pezzo di nostra professionalità, di ricompattazione, riformattazione della nostra professionalità. Prima di lasciarvi, mi fa piacere ricordare una cosa che forse anche Nico potrebbe trattare in questo momento. L'idea di partire
fortissimi con questa spinta di innovazione è arrivata quando proprio Nico Piro fece 5 anni fa un documentario tutto girato, o in gran parte girato anche con questi strumenti, sul virus Ebola. Era un virus completamente diverso da quello che ci sta da 2 anni richiudendo un po' le nostre esistenze, ma anche lì si ponevano i temi di come andare a raccontare una cosa al di fuori del mainstream, in condizioni molto particolari da un punto di vista sanitario e con una grandissima efficacia comunicativa. Io mi auguro che alcuni di voi abbiano visto quel documentario, che era fatto in modo giornalisticamente importante e anche da un punto di vista formale in modo ineccepibile. Però, se volete, quel tipo di avvio dei lavori ce lo stiamo trascinando anche in quest'altra dimensione, naturalmente una dimensione molto più forzata, una dimensione, diciamo, di necessità, ma anche nella situazione di necessità abbiamo continuato a fare informazione con l'orgoglio del nostro mestiere. Ed è questo che noi vogliamo, l'orgoglio del nostro mestiere, riportare alla vostra attenzione, sapendo, e vi lascio, che Agicom, quindi l'autorità che gestisce il nostro settore, ha dedicato al Mobile Journalist 2 pagine dell'ultimo report, dicendo sostanzialmente che è l'unica grande novità del settore degli ultimi anni. Vi ringrazio e buon ascolto e buon lavoro a tutti. Eccoci, Davide, un tuo saluto e poi passiamo nel merito. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io non sono, come mi hanno già introdotto, del vostro settore. Io appunto faccio il medico, sono epidemiologo, quindi diciamo che oramai è un mestiere che, ahimè, non ha più bisogno di presentazioni, e questo non so più se sia un bene o se sia un male. Fino a 2 anni fa, quando si diceva che facevo l'epidemiologo, pochi sapevano quello che in realtà facevo proprio come mestiere, insomma, si pensava a tante altre cose. Adesso come adesso, purtroppo la parte di sanità pubblica, come anche è stato detto dal vostro segretario, è diventata importante perché ha fortemente influenzato le vite di tutti noi, ovviamente me compreso, anche di noi epidemiologi, anche le vostre come, diciamo, professionisti dell'informazione, anche nei confronti di come le cose sono state dette. Credo che in realtà molto contento, molto onorato di poter essere qui, perché credo che fare formazione, in particolare quando si parla di sicurezza relativamente a questo e non solo a questo, sia una cosa estremamente, estremamente importante e fondamentale, come dire, in un'ottica di lavoro sicuro anche all'interno di una situazione molto complicata e difficile come questa. Quindi ringrazio Nico per l'invito e ringrazio tutti voi, insomma, per essere qui insieme a voi. Allora, entriamo nel merito di questi 10 minuti, diciamo, sono anche serviti a far entrare gli ultimi ritardatari, e vi ricordo che normalmente noi alla Casa del Cinema facciamo corsi per fino a 125 più persone. Al momento c'è una norma dell'ordine dei giornalisti che impone una partecipazione massima di 50 colleghi ai fini dei crediti ai corsi in remoto, e per questo i nostri corsi sono tutti esauriti. Però, sia per aprirli a categorie che non sono quelle dei giornalisti, ma comunicatori, videomaker, filmmaker in genere, sia per i colleghi che non ce l'hanno fatta iscriversi, questi corsi sono anche su Facebook, li trovate sulla pagina di Mojo Italia, li trovate un po' in giro, anzi, se li condividete sulle vostre pagine è appunto ci fa piacere. Allora, da che cosa nasce questo corso? Scusami se ti interrompo. Scusami, perché vedo, scusatemi, io sono sempre di stampa romana, mi chiamo Tiziana e mi occupo della formazione. Vedo molti colleghi che hanno la telecamera spenta. Vi ricordo che per avere i crediti, purtroppo, per disposizione dell'ordine, dovete avere la telecamera accesa tutto il tempo ed essere davanti alla telecamera. Quindi vi invito ad accenderla, perché non vi possiamo dare i crediti formativi. Scusatemi l'interruzione, ma vediamo molti con la telecamera spenta. No, vabbè, del resto sono norme che non decidiamo noi, alle quali ci dobbiamo attenere. Allora, tutti quanti.
Come sapete, con l'inizio della pandemia l'anno scorso, più o meno di questi tempi, man mano, dal 9 marzo in poi, molte redazioni hanno cominciato a smaterializzarsi, cioè si è cominciato a lavorare da casa, smart working e così via. Ci sono addirittura testate che da quel momento in poi non sono più rientrate in redazione, ci sono testate che in redazione, è il caso per esempio del New York Post negli Stati Uniti, non ci torneranno più. C'è evidentemente un problema di come lavorare in smart working, a questo punto non in sicurezza ma in qualità, ma con qualità. Ce ne occuperemo domani alle 10 con il corso di Enrico Farro, però in questo contesto di spostamento del lavoro, diciamo, dalla redazione, da una redazione centralizzata alle proprie case, in realtà c'è stato, non si è persa l'esigenza di andare sul campo. C'è un gruppo magari più ridotto, sicuramente più ridotto di colleghi che continuato a andare sul campo, altri colleghi che vorrebbero tornare sul campo, ma che ovviamente vorrebbero provare a farlo in sicurezza. Come ho organizzato questo corso? Nel corso dell'anno, durante l'ultimo anno, molti di voi che sono iscritti alle nostre pagine social ci hanno chiesto di fare qualcosa del genere, ecco perché c'è questo corso. Io ho scelto, e lo ringrazio tantissimo, di avere un epidemiologo al mio fianco. Perché? Perché io credo che il grande male del giornalismo contemporaneo sia il fatto che tutti parlano di tutto. I talk show sono ormai luoghi dove lo stesso opinionista la sera parla di Brexit, la mattina parla di missioni spaziali, il pomeriggio di ricette di cucina. È importante invece, credo, sempre più affidarsi alle persone e parlare di quello di cui si sa. Per cui io vi proverò a raccontare un po' di mie esperienze personali, per non restare solo nella parte strettamente teorica, però Davide, che è il professor Gori, che è l'esperto, ci darà delle indicazioni scientificamente, come dire, verificate, certificate, per appunto aiutare chi ci ascolta il più possibile a muoversi in sicurezza. Poi sappiamo benissimo che, come diciamo, la sterilità in sala operatoria, la sicurezza è un concetto assolutamente teorico, la sicurezza assoluta non esiste, quindi quando userò la parola sicurezza, diciamo, leggetela come mitigazione del rischio, riduzione in margini accettabili del rischio. Allora, veniamo a Lazzaro in qualche modo lo anticipava. Io vi racconto un po' di cose, un po' di esperienze personali, perché appunto ci aiutano a coniugare le esigenze dei giornalisti con quello che fanno i giornalisti, i comunicatori, tutti quelli che stanno sul campo a raccontare, e poi il tema della difesa della nostra salute e quella anche dei nostri cari, perché poi la sera torniamo, o il pomeriggio torniamo a casa e mettiamo a rischio chi invece appunto magari resta protetto dalla didattica a distanza piuttosto che dallo smart working, parlando di mogli, mariti, figli. Allora, io mi occupo di esteri normalmente. Quando l'anno scorso c'è stato il lockdown, nella mia testata, un lavoro per il gran piacere di lavorare per il TG3 in Rai, decisi di darmi volontario per offrire una mano, dare una mano in un momento difficile, visto anche perché i viaggi all'estero sono sostanzialmente sospesi, per dare una mano in Italia. Ho utilizzato un'esperienza, Lazzaro lo accennava, che veniva da lontano, dal 2015, dalla più grande, all'epoca, la più catastrofica epidemia che si ricordava nei tempi in tempi moderni, in tempi recenti, ed era appunto l'epidemia di Ebola in Sierra Leone, che io ho coperto. Ci sono stato circa un mese in mezzo praticamente a due picchi di quell'epidemia, e ne tirai fuori un documentario autoprodotto. Ve ne faccio vedere vi faccio vedere il trailer, così insomma introduco un po' l'argomento, vi racconto un po' che cosa mi ha insegnato quell'esperienza e che cosa possiamo poi applicare al contesto presente. Un attimo che passo alla condivisione dello schermo, ecco. Via.
A lot of things have been said and written, the vast majority without any scientific ground, because it's an unknown disease, we should not forget that. Zone. I mean, you see a lot of people wounded, a lot of people dead, but it's immediately clear what the situation is. Here you are fighting something that is not visible. Ebola is here. Ok, rieccoci, ci vediamo. Sostanzialmente questa, ripeto, è un'autoproduzione, quindi venne fatta con mezzi da solo e con mezzi, diciamo, limitati, senza una grande troupe, senza un'organizzazione anche della sicurezza e quant'altro. Che cosa, e tra l'altro è la riprova di come quello che è successo in 2015 in Africa occidentale e quello che è successo poi nel resto del mondo nel 2020 ci, secondo me, che mi occupo di crisi dimenticate, conflitti eccetera eccetera, ci insegnano quanto sia sbagliato l'egoismo, quanto sia sbagliato disinteressarci di quello che accade lontano da noi, perché poi appunto avremmo potuto imparare cose che poi sarebbero risultate utili proprio per quello che stiamo vivendo. Che cosa ti, cioè, personalmente, che cosa ho imparato da quell'epidemia? Che ti vengono suggerite delle norme di condotta che i giornalisti assolutamente non possono seguire. All'arrivo in Sierra Leone sostanzialmente quello che mi venne detto fu evitare i luoghi affollati, come vedete tutti i giorni eravamo al mercato, evitare le sepolture e i luoghi dove ci sono i cadaveri, e appunto al cimitero io ci sono stato più volte per ore. Perché? Perché evidentemente bisognava documentare quello che accadeva. Considerate che il cimitero di Freetown venne sbancato più volte, c'era un costone di roccia sbancato più volte per aumentare le aree per le sepolture. Si invitava a non frequentare luoghi tipo ospedali o avere contatto con pazienti ammalati, e invece appunto la mia telecamera fu l'unica di tutta l'epidemia di Ebola a riuscire a entrare in una zona rossa, cioè in un reparto dove c'erano i pazienti, quindi con praticamente la massima carica virale assieme a quella dei, purtroppo, dei cadaveri, oppure in un obitorio. Cioè sostanzialmente i giornalisti per raccontare non possono seguire quelle norme di come dire, di condotta, di cautela che ti consentono di metterti al riparo
riparo, al riparo dal possibile contagio. C'è una differenza sostanzialmente fra Covid e Ebola. Ebola non si trasmette per via aerea, si trasmette solo e esclusivamente, almeno rispetto a quello che ormai ne sappiamo, per contatto con fluidi biologici, e per giunta con pazienti che in qualche modo cominciano a manifestare dei sintomi. Anche per questo la selezione all'ingresso con la misura della temperatura era in quel caso all'ingresso di strutture, in particolare ospedaliere. L'ospedale di emergency, tra l'altro, a Freetown è stato l'unico ospedale che è rimasto aperto in Africa occidentale durante quell'epidemia, proprio perché misero subito in atto delle misure di selezione e di all'ingresso e di scrematura, di screening, proprio per evitare di fare in modo che l'ospedale diventasse, come purtroppo poi abbiamo capito essere molto facile, diventasse un focolaio. Il giornalista, quindi, il problema qual era in quella fase? Il problema era avere contatti con altre persone. Parliamo di un paese, tra l'altro, dove c'è un grosso problema generale di igiene pubblica, per cui magari incontri una persona, e dove c'è un forte dimensione e peso del body language, del linguaggio, appunto del contatto fisico. Quando incontri una persona, ti abbraccia, batti il 5, insomma, è un modus, una tradizione locale che ha favorito la trasmissione del virus. Esempio banale, l'esempio che è stato fatto a me quando sono arrivato: c'è qualcuno che ha. Perché poi il termine liquidi biologici può sembrare, può anche un po' spaventare, però in realtà può sembrare anche difficile, in realtà non è così. Incontri qualcuno che si è soffiato il naso con le mani e ti tocca, e di fatto c'è stato un trasferimento, ti dà la mano, ti tocca, ti abbraccia, c'è stato un trasferimento di virus, di carica virale. C'è stato però anche un altro aspetto con la quale all'epoca io dovetti fare i conti, che era sostanzialmente quello, quindi non solo il contatto con le persone, la frequentazione di luoghi affollati, la frequentazione di luoghi dove la carica virale era per forza, era massima ed era per forza era presente il virus, come appunto obitori piuttosto che cimiteri, piuttosto che ospedali, ma c'era anche un altro problema. Quello dell'attrezzatura, cioè se io col mio corpo riesco ad evitare contatto con altri corpi, con altre persone, riesco a tenere una distanza, quella che oggi abbiamo imparato a chiamare distanza sociale, il problema è, ma la mia attrezzatura, che poi è un problema appunto che trasliamo nel mondo Covid, ma la mia attrezzatura è un veicolo per, in quel caso, per un virus letale, un virus, diciamo, molto, se volete, anche, dicevo prima, più facilmente individuabile, o meglio, i soggetti infettati più facilmente individuabili, almeno in una fase avanzata, rispetto al Covid, perché abbiamo il tema degli asintomatici, però un virus molto, ma molto più letale. Cosa accade? Che, per esempio, al cimitero, come dicevo prima, i cadaveri sono, in quel caso, in quel caso di quella malattia, erano la fonte maggiore di trasmissione del virus. In Sierra Leone l'epidemia di Ebola è arrivata proprio con un funerale, perché una guaritrice della Sierra Leone era andata in Liberia a fare a tentare di guarire un guaritrice tradizionale, una specie di fattucchiera, la chiameremo da queste parti, un suo paziente in Liberia, e si era riportata l'epidemia in Sierra Leone, è morta, il corpo è stato lavato durante la cerimonia funebre, e poi, come di tradizione, i presenti erano stati, diciamo, benedetti con l'acqua col quale era stato lavato quel corpo, e quindi era nato il primo grande focolaio di epidemia in quel paese. Allora, il problema che io, per esempio, ho dovuto affrontare è stato questo della camera, cioè quando tu passi 2 o 3 ore sotto il sole rovente dell'Africa occidentale a 40 gradi a girare in un cimitero, puoi commettere un errore. Per esempio, dove appoggio la camera?
la camera si sporca, la camera magari ha sopra appunto delle tracce di virus. E qual è il problema? Non solo il contatto con le mani, ma il problema è il contatto con l'oculare, cioè con quell'accessorio, eye cap si chiama in inglese, rispetto sul quale tu appoggi l'occhio per fare l'inquadratura. E tra l'altro c'è stato un caso di un cameraman della ABC, la TV americana, che non in Sierra Leone ma in Liberia si è preso Ebola, per fortuna è sopravvissuto, proprio in una circostanza del genere. Era andato in un ospedale, aveva preso un tassì. Nel prendere il tassì, il tassista gli aveva detto: aspetta, non salire a bordo perché ho appena portato un paziente. E un sospetto caso, che in realtà poi era un caso effettivamente di contagio. Il tassista aveva sanificato il veicolo spruzzando acqua ipoclorito di sodio, e si ipotizza che qualche gocciolina, lo spray, sostanzialmente la nebulizzazione, di quei liquidi biologici poi abbiano colpito il cameraman proprio nell'occhio e durante la sanificazione, e quindi così si è contagiato. Quindi, come vedete, era una situazione, diciamo, abbastanza complessa, che mi è stata poi utile per affrontare diciamo, all'inizio, quando oggi ne sappiamo molto di più. All'inizio, quando sostanzialmente se ne sapeva poco o nulla, qualcuno potrà ricordare anche la diatriba sulle mascherine, che all'epoca si diceva non servono, non le utilizzate, il falso senso di sicurezza, eccetera, eccetera, che poi invece col tempo si è capito che sono più che necessarie. Sono partito quindi da quell'esperienza. Ora, devo dire una cosa prima di passare a farvi vedere un estratto di un altro lavoro. Mi concentrerei specificamente sul tema degli strumenti di lavoro, per poi chiamare in campo il nostro professor Gori. Cioè, sostanzialmente, rispetto al tema degli strumenti di lavoro come possibile veicolo del contagio, io vi dico che lo smartphone, vi offre un grande vantaggio. Perché? Considerate che le camere, siano esse camere di tipo televisivo, quindi a spalla, siano esse camere di tipo fotografico, quindi mirrorless, reflex o cose del genere, hanno un problema di fondo, cioè nella stragrande maggioranza dei casi non sono tropicalizzate. Tropicalizzazione è un termine che si usa per dire sostanzialmente resistente all'acqua, alla polvere. Questo ne rende molto più difficile la sanificazione, la pulizia, e quindi ovviamente le rende più facilmente uno strumento di contagio. Tra l'altro parliamo di strumenti che hanno delle superfici complesse, le impugnature, gli oculari, le ottiche, quindi diciamo, sono le superfici che, anche se diciamo fossero più facilmente pulibili perché resi molto resistenti all'acqua, cosa che purtroppo non sono, sarebbe comunque difficile pulirle perché hanno scalanature, zigrinature, angoli, eccetera, eccetera. Qual è il Io durante, diciamo dall'inizio, durante l'epidemia di Covid, ho usato sia una mirrorless in certi contesti, quindi una macchina fotografica, ma anche lo smartphone in altri contesti, cioè soprattutto in contesti, diciamo, a rischio sanitari, di dipartimenti, diciamo, reparti ospedalieri e cose del genere. Perché lo smartphone? Perché ormai, ovviamente, voi controllate le caratteristiche del vostro smartphone. La maggior parte, io credo ormai i telefoni degli ultimi 2 o 3 anni, usciti negli ultimi 2 o 3 anni, sono tutti quanti certificati IP. IP è una certificazione alla quale si accompagna un numero, 63, 68 e quant'altro, che ne certifica il grado di resistenza alla polvere e all'acqua. Per esempio, questo, che è l'iPhone 12, può rimanere per almeno mezz'ora sott'acqua a 1 metro di profondità. Quindi non è subacqueo, perché nel caso della subacquea interviene invece la resistenza non solo all'acqua ma alla pressione, che ovviamente spinge l'acqua all'interno, ma questo significa
che la resistenza all'acqua è notevole e quindi è facilmente pulibile. Ovviamente per pulirlo usiamo delle sostanze tipo appunto amuchina in soluzione, ipoclorito di sodio, cioè e alcol e similari, e alcol puro e similari, che potrebbero arrecare dei danni alle superfici, ossidando magari dei metalli o lasciando delle macchie, eccetera, eccetera. Però sappiamo che la tropicalizzazione, cioè la classificazione IP, consente a strumenti come questo di non subire danni nel loro funzionamento in caso di pulizia. Tra l'altro parliamo anche di strumenti che hanno una forma, adesso questo ha una custodia, però che hanno una forma assolutamente essenziale, un parallelepipedo, quindi è facilissimo pulirlo, non si rischia di lasciarsi dietro degli angoli non puliti. In generale, questa è una guideline BBC, gli smartphone sono considerati, ogni tanto ci sono dei titoli anche sui giornali, l'oggetto più sporco, pulite tutto, ma poi l'oggetto più sporco ce l'avete in tasca, è lo smartphone, perché ovviamente portandocelo in giro, adesso Covid o non Covid, è uno strumento che comunque portandocelo in giro, è un po' come le soldi, i soldi, le chiavi, eccetera, eccetera, raccoglie tanti batteri, tanta, insomma, germi, batteri e sporcizia varia. Guideline BBC segnalano come sia sostanzialmente sufficiente fare un lavaggio con acqua e sapone al rientro in casa. Esistono degli strumenti più complessi, tipo, ma, insomma, mi sembra un po' per ipocondriaco, ve lo confesso, tipo delle macchinette UV dove tu puoi appoggiare il telefono o altri oggetti e, diciamo, li sanificano in un po' di tempo. Però, diciamo, io vi farei vedere tra un attimo, tra un po', proprio un mio lavoro fatto l'anno scorso a Bergamo, in un reparto ospedaliero, fatto con uno smartphone proprio per questi motivi. Però prima io vorrei chiamare in campo il nostro Davide Gori, perché, professore Davide, sul tema della contaminazione, del contagio da superfici, all'inizio c'è stata una grande enfasi, mi sembra, ma vorrei far parlare lo scienziato, che in realtà dopo un primo studio americano che era molto allarmista, gli studi condotti invece in contesti reali, sul supermercato piuttosto che a altri luoghi, hanno in qualche modo sminuito il rischio per quanto riguarda il Covid di contagio da superfici. Volevo insomma comunque capire qual era, dal punto di vista appunto dei ricercatori, i consigli da dare rispetto al tema delle manopole, dei bottoni, delle maniglie delle porte, insomma del contagio da superfici. Ricordo all'inizio c'erano questi studi che dicevano il Covid resiste su superfici plastiche per 9 giorni e quant'altro. Professore. Grazie Nico, puoi anche dire Davide, così evitiamo, come dire, io ovviamente porto la parte scientifica, la quale, come giusto che sia, e mi preme dirlo a voi che appunto siete, come ci siamo detti prima, insomma professionisti da questo punto di vista, sapete che ovviamente la scienza è vera fino a prova contraria. È sicuramente vero questa cosa che voi, e quindi cercherò di essere, come dire, di dare delle informazioni scientificamente corrette, ma senza scendere troppo nel dettaglio, perché credo che a voi giustamente interessi, insomma, fino a un certo punto scendere poi nel dettaglio tecnico, che sono cose più ovviamente ad uso di noi professionisti appunto della scienza da questo punto di vista. Allora, detta in soldoni e in parole povere, se no faccio solo dei preamboli, effettivamente allora c'è stato un primo studio, che è quello che tu hai citato, credo che fosse quello, Nico, di Vandoor e Malen e colleghi, che è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine, che faceva vedere appunto la durata media di quello che loro avevano estratto come DNA da superfici, insomma avevano guardato la plastica, avevano guardato la carta, avevano guardato come durasse meno sui metalli, in particolare meno sul rame, ovviamente diciamo ripreso da qualche
ma non per forza voglio dire dei giornali. Io credo che, insomma, in generale ci siano state molte informazioni che sono corse su tutti i media, social o meno che siano, che insomma hanno iniziato subito a dire: quindi qua dobbiamo iniziare a preoccuparci, il pacco di Amazon, oppure quello che mi consegna il cartone della pizza, perché comunque, come dire, il delivery si è continuato a fare, come devo trattare le superfici, le maniglie, queste cose qua. Ovviamente, allora, da un punto di vista scientifico, quello che guardavano questi studi era appunto la presenza del DNA sulle superfici. DNA che però di per sé nulla ha a che vedere con la potenziale carica virale, permettetemi di dire questo da un punto di vista epidemiologico, né anche della vitalità di quello che io trovo. Non so se mi spiego in quello che sto dicendo. Quindi sicuramente c'erano delle tracce. Segno importante da un punto di vista di contaminazione e per la quale ovviamente io parlo come igienista, noi dovremmo ottenere il massimo della sanificazione per ridurre quanto più la possibilità di contagio. Però lo chiedo a voi, così no, in modo anche per cercare di fare qualcosa di più interattivo in maniera che non sembri il solito solone del professore universitario che deve fare, no, la lectio magistralis. Lo chiedo a voi. Voi lo sapete qual è la carica minima infettante del virus? Perché, per esempio, noi sappiamo che per l'influenza servono almeno qualche migliaio di virioni, mentre invece per una malattia come la tubercolosi possono bastare probabilmente 13-15, è stato fatto proprio un conto molto preciso, micobatteri per poter dare l'infezione polmonare, poi miliare, eccetera, eccetera. Per Ebola probabilmente è una carica anche quella estremamente bassa. E per SARS-CoV-2, qual è la carica minima infettante? Qualcuno lo sa? No, perché guardate, ve lo dico, se qualcuno lo sa, probabilmente potrebbe chiedere al re di Svezia di andargli a dare il Nobel, perché al momento è una cosa che nemmeno noi epidemiologi sappiamo. Quindi la realtà è quella che innanzitutto, diciamo, di queste cose ancora ne dobbiamo sapere e scoprire. Dall'altro lato, bisogna anche studiarci sopra. Allora, trovare delle tracce di RNA virale sulle superfici è sicuramente un qualcosa di preoccupante perché vuol dire che c'è stata la contaminazione e quindi devo stare attento. Ma nulla mi dice che quella carica effettivamente sarebbe stata in grado di darmi un potenziale contagio. Quindi, di fronte a questo paper, che è stato anche poi detto in un certo modo, cioè anche interpretato in un certo modo, il quale diceva: io ho visto che le superfici sono contaminate e questa è una cosa da cui stare attenti. Da lì, ovviamente, il ruolo di quelli che noi tecnici chiamiamo i cosiddetti fomiti, cioè la contaminazione delle superfici, si è un po', diciamo, ridotta. Perché giustamente, e questo lo dico io, insomma, questa è opinione mia, ma non solo mia, anche di tanti altri, ci si è giustamente molto più focalizzati su quella che è, permettetemi di dire, la via principe di trasmissione, del SARS-CoV-2. Cioè, come per Ebola, la via principale di trasmissione è fondamentalmente il liquido biologico e la contaminazione da fomiti, in quel caso lo è. Ed è anche la ragione per cui giustamente Nico prima ha sottolineato come Ebola sia comunque più controllabile, perché capite bene che un controllo solo del fomite rispetto a, ovviamente, visto tanto qual è l'assassino lo sapete già, cioè dove io voglio andare a parare. La via di contaminazione principale è fondamentalmente la via aerea. Dopodiché, poi sulla via aerea e sul contatto diretto via aereo. Si possono fare tante discussioni, perché tanto è stato detto, e in parte anch'io con il mio gruppo di ricerca, insomma, si è provato a cercare sulla contaminazione all'interno degli spazi aperti, ma soprattutto all'interno degli spazi chiusi e limitati. La famosa discussione che poi pian piano noi già iniziavamo a fare più o meno di questi tempi, l'anno scorso, relativamente alla distinzione, poi si può fare in tanti modi, tra la via aerea vera e propria, quella del droplet grosso, quello del droplet fine, che qualcuno chiama aerosol, la saturazione degli ambienti. Allora,
Quella è la vera via di trasmissione. Dopodiché c'è anche la problematica della contaminazione. Allora, rispetto alla domanda, e vado a chiudere perché ho parlato fin troppo, rispetto alla domanda che mi ha fatto Nico sulla contaminazione degli oggetti, io vi dico che è una cosa importante. Anche noi in università che facciamo questo tipo di controlli, facciamo la sanificazione degli ambienti laddove ci siano state degli studenti oppure dei laboratori dove ci siano state anche delle persone potenzialmente positive per Covid. Però adesso come adesso la scienza è, diciamo, ritiene quella via come una via sicuramente possibile, ma che, se mi passate una metafora molto semplice, sta comunque un gradino sotto al livello dell'attenzione rispetto a quella che è la via di trasmissione principale, che è la via aerea. Questo vuol dire quindi che voi nei luoghi di lavoro potete così appoggiare la camera o il telefonino dove vi pare, vi potete dimenticare di sanificare il telefonino? Ovviamente no, ovviamente è importante farlo, però diciamo che io suggerirei in un grado di attenzione attenzione a quella cosa lì, ma soprattutto attenzione a quella che è la via di contaminazione principale. Spero, Nico, di avere risposto alla cosa che tu mi sollecitavi, di essere sì, stato chiaro. Sì, assolutamente, mi sembra che la sintesi sia quella fondamentale, cioè ribadiamo ovviamente la buona pratica di lavarsi le mani e pulire tutti gli strumenti di lavoro, ovviamente stando attenti alle caratteristiche tecniche degli strumenti di lavoro, perché ci sono certi strumenti di lavoro che temono assolutamente l'acqua e tutto ciò che c'è sciolto al suo interno, altri agenti chimici. Ribadiamo che in questo il telefonino, invece, lo smartphone ha una marcia in più per la sua classificazione IP. Vi faccio vedere rapidissimamente un estratto da questo lavoro che vi anticipavo, per poi, diciamo, fare un altro un piccolo spostarci un attimo da certe questioni strettamente tecniche a questioni invece, diciamo, più di natura organizzativa. Vediamo un attimo, provo a condividere con voi lo schermo. Eccoci, e vi volevo far vedere questo mio lavoro fatto l'anno scorso a Bergamo. Ecco, si sta caricando. Spero che voi lo possiate vedere. Questo è un lavoro che io in pratica è stato fatto da me quando ha aperto, come sapete a Bergamo c'è stato un po' un miracolo nella tragedia di quella città, perché quando il pur grande ospedale Papa Giovanni, è uno dei, credo che sia uno dei pochi ospedali in Italia che abbia già 70 posti di suo in terapia intensiva, quando l'ospedale, visto quello che purtroppo tragicamente è accaduto a Bergamo, era ormai diciamo al di sopra delle proprie capacità, venne dagli artigiani bergamaschi allestito in tempi record un ospedale all'interno del padiglione della fiera, che poi venne gestito proprio sfruttando la sua competenza presa ai tempi di Ebola da Emergency, ed è stato aperto, insomma, per un certo periodo, ha aiutato a decongestionare l'ospedale diciamo principale. Quando la mia telecamera è stata assieme a quella di sto cercando un punto da farvi vedere, la mia telecamera assieme a quella di Al Jazeera è come stata se la città trovi l'occasione ad entrare con entrare in questa struttura. Come vedete, vi faccio vedere un attimo un estratto e poi ve lo commento. Procedura di vestizione. Unico modo per evitare che in questo nuovo ospedale si verifichino casi di infezione come le decine di migliaia già registratesi tra le fila del personale sanitario italiano. Questo ospedale non è unico solo per il modo in cui è stato costruito, ma perché mette insieme esperienze diverse, quella della sanità pubblica e gestito dalla locale azienda ospedaliera, ma anche quella di Emergency, maturata tra l'epidemia di Ebola in Africa e la guerra in Afghanistan. Ma il poter essere in prima linea su determinate situazioni di epidemia, di guerra, di complessità, ti permette di diventare un sanitario migliore, ti permette di anche il camice dopo
nulla al caso ed è come in una zona di guerra. È il miglior modo per proteggerti la vita. The best possible protection for your own life. Vederlo significa capire quanta tecnologia, specializzazione, tempo e personale siano necessari per curare un paziente Covid in condizioni gravi. Chi entra in terapia intensiva, se ce la fa, è destinato a restare qui diverse settimane. Al di là della mascherina che può essere fastidioso sul volto, anche il camice dopo qualche ora comincia a diventare fastidioso. Quando esci dopo 8 ore di turno sei fradicio. Le protezioni sono essenziali, ma sottopongono il personale medico ad una dose aggiuntiva di stress e fatica. Io magari provo a abbassare quest'audio, ma vabbè, torniamo, continuo a farvi vedere. Vi faccio vedere questa scena. Ecco, questa torni a igienizzarti le mani. La dottoressa che vedete è appena uscita dalla zona rossa. Deve sottoporsi alla procedura di decontaminazione, quella che Emergency ha sviluppato in Sierra Leone durante l'epidemia di Ebola. Yes. Ottimo! Con Ebola era più semplice capire chi era malato. Eccoci. Allora, questo lavoro è stato tutto girato con lo smartphone per i motivi che vi dicevo prima. Le interviste sono state girate con la mirrorless per un motivo sul quale torneremo fra poco. Intanto volevo però mettere in evidenza due cose. Il ragazzo che avete sentito parlare, l'uomo che avete sentito parlare, Deja, doppiato, parlava in inglese, è stato per 9 anni responsabile dell'ospedale di Kabul per vittime di guerra. Lui diceva, spero l'abbiate colta, una cosa che è fondamentale. Lui diceva, in quel tipo di contesto acquisisci uno strumento che ti difende dal pericolo, che è la disciplina. Cioè, la cosa importante è quando si attuano, si può avere la migliore mascherina del mondo, si possono avere il miglior disinfettante del mondo, si può avere quello che volete, però se non appunto li si usa con continuità, la si indossa nel modo giusto, si sta attenti, non si fanno sciocchezze, eccetera, eccetera, evidentemente poi non serve praticamente a nulla. Quindi è proprio una questione di approccio anche mentale. Un'altra cosa, e qui volevo chiamare Davide in campo, cioè avete visto come, voi sapete che ci sono stati tanti casi di, purtroppo decine di migliaia di casi, l'abbiamo scoperto anche con i test sierologici successivi, di operatori sanitari che si sono contagiati, purtroppo anche tanti operatori sanitari, dai medici di base agli infermieri che insomma ci hanno rimesso la vita, o agli operatori delle ambulanze e quant'altro. Ora, questo perché lo ribadiamo? Non solo per onorare queste vittime, ma perché evidentemente abbiamo capito che il contesto sanitario è un contesto a rischio, ma abbiamo anche capito ormai che ci sono protezioni per entrare e uscire dal contesto, dai reparti terapia intensiva, che sono poi ormai proprio per, fatemi fare una digressione, proprio per Mojo Italia, nella giuria del premio, c'è arrivato un bellissimo lavoro fatto a bordo di un'ambulanza in Spagna. Ed era un bellissimo lavoro, ma non l'abbiamo premiato perché in qualche modo tutta la giuria, come ha avuto una sorta di, ormai c'è una sorta di stanchezza, no? Cioè ne vediamo tanti di lavori fatti sulle ambulanze e gli ospedali. Questo per la nostra ricaduta, sul nostro versante, per quel che riguarda il nostro corso, cosa significa? Significa che ormai è normale in qualche modo entrare in quei contesti ospedalieri, sanitari, veicoli, piuttosto che tra l'altro proprio a bordo di un'ambulanza di recente un collega purtroppo si è contagiato e è stato a lungo in una situazione, un nostro amico, non cito il nome, gli facciamo sempre i nostri auguri, anche se si è proprio negativizzato in questi giorni. Quindi è importante anche sapere come gestirsi in quei contesti. Allora, io vi dico, il mio approccio tattico, personalissimo, è quello di
Io ritengo che il momento, lo ritengo sulla base di colloqui, di esperienza personale e di colloqui fatti con sanitari, il momento peggiore, il momento di massimo rischio non è tanto stare dentro il reparto, ma è il momento in cui si esce. Non è il momento in cui stai dentro la realtà sanitaria, perché ormai con la disponibilità finalmente ampia di presidi, di dispositivi di sicurezza, di protezione individuale, quando sei in un contesto hai il face shield, hai gli occhiali, hai la mascherina giusta, hai il camice, hai le sovrascarpe, i guanti, eccetera, eccetera. Il problema vero è quando ci si, non solo ovviamente se si evitano errori in fase di vestizione, cioè se tutta questa roba la si indossa bene, perché ovvio che se la mascherina la tenete qui serve a niente, ma questo voglio dire, lo ripeto a beneficio di tutti, e io credo che la situazione di massimo rischio sia proprio l'uscita, cioè quando ci spogliamo. Perché? Perché noi abbiamo addosso del materiale che è sicuramente con altissima probabilità contaminato, perché appunto siamo stati in un reparto, in un'ambulanza, a contatto con pazienti, eccetera, eccetera. E quando di solito queste procedure vengono diciamo, guidate da sanitari, però io sono sempre dell'idea che per rispetto per tutti, però è sempre meglio non fidarsi di nessuno, cioè seguire le istruzioni che ci vengono date per spogliarci dai sanitari, ma metterci anche i nostri occhi, quindi perché quattro occhi, come dire, diciamo, scadiamo nel banale, vedono sempre meglio che due. Quindi, diciamo, massima attenzione. Io, prima di passare la parola a Davide, lo dico in maniera molto, molto sintetica, ad evitare il contatto con tutto ciò che stia all'interno, con tutto ciò che sta all'esterno. Per esempio, quando ci togliamo, il secondo guanto con la prima mano libera, è evidente che se andiamo a toccare con la mano libera il guanto, creiamo una situazione di contaminazione e quindi tutta quella protezione non c'è servita a nulla. Io ricordo ai tempi di Ebola che si usava una tuta che poi era lavabile, la tuta veniva aperta all'interno, però per evitare di aprirsela così bisognava lavorare di spalle per farla calare, appunto per fare in modo poi di estrarre le mani con la superficie interna della tuta che non andava a toccare quella esterna. Quindi quello è un momento, questo diciamo, di quando ci si spoglia, quindi la vestizione al contrario è secondo me un momento secondo me, anche soprattutto per informazioni acquisite e discusse con sanitari che fanno questo ormai da lungo tempo, è il momento di massimo rischio. Davide. No, io mi sento assolutamente diciamo, di sottolineare quello che tu hai detto. Le due fasi, diciamo, di entrata e di uscita rispetto ad un luogo su cui siamo sicuramente sicuri di una contaminazione, quelli che gli americani chiamano con un termine abbastanza intraducibile il cosiddetto donning, cioè la vestizione, e il doffing, cioè quello in cui ti svesti, sono sicuramente due momenti critici, con una differenza però, che tu giustamente hai sottolineato, Nico, che è il momento e il mindset, sempre come dicono gli americani, delle persone. Io penso che anche magari provo a mettermi nei vostri panni. Se voi volete fare un servizio appunto su una terapia intensiva, all'inizio, secondo me, siete anche in un mindset differente, nel senso che siete un attimo concentrati su quello che dovete dire, su quello che dovete chiedere, su quello che dovete fare, c'è un po' di adrenalina e chiaramente l'adrenalina facilita l'attenzione sulle cose che si fanno, no? Si fa il tipico esempio, no? Tipicamente gli incidenti anche stradali, no? Capitano quando si è molto stanchi o quando si è distratti, quando si sembra di fare delle cose che sono naturali. Il doffing, e quando si è dentro, come ha detto poi Nico, sono state date tutti i dispositivi adeguati, siete lì, state svolgendo il vostro lavoro, esattamente come anche gli operatori sanitari. La gran parte degli operatori sanitari, e qui sono assolutamente concorde nel dire quello che ha detto Nico, la contaminazione
con buona probabilità è sempre avvenuta in quei momenti in cui l'attenzione cala, in cui, come ha detto anche il mio collega intervistato da Nico a Bergamo, si è stanchi perché magari si è stati lì 8 ore vestiti, insomma si è sudato all'interno, si fa fatica e quant'altro, si è anche stressati, credo, dalle situazioni, dalle cose che si vedono. Quando ci si deve svestire è chiaro che l'attenzione cala ed è estremamente più facile compiere degli errori. Gli errori più tipici che sono stati fatti, che sono fatti, sono quelli detti in Nanico, ma mi verrebbe da chiedere anche a voi, io probabilmente ho la perversione dell'epidemiologo, dell'igienista, e sto estremamente attento anche in questo momento qui, quando ritorno a casa e ho indossato la mascherina, eccetera, ma mi chiedo, perché lo vedo fare quando sono in giro, quante persone, notatelo anche voi se già non l'avete fatto in giro, continuano alle volte a toccarsi questa mascherina in modo compulsivo, tirandosela da fuori al dentro, aggiustandosela. Sono tutte cose che teoricamente non andrebbero fatte. Certo, siamo in una situazione di poco rischio, se volete, specialmente se la persona è all'esterno, però questi errori qui, in chi è distratto, è facile farli. E questi errori si fanno specialmente in quella fase lì. Gli errori perché sono stati fatti? Io direi fondamentalmente per due motivi. All'inizio perché credo anche sugli operatori, no? Perché Nico mi diceva, cioè credo mi stessi chiedendo, no Nico, all'inizio, ma molte contaminazioni sono avvenute anche negli operatori sanitari. È vero, all'inizio avevamo anche problemi, probabilmente anche di forniture in alcuni luoghi ad avere le protezioni. Poi quando le protezioni c'erano, c'è da dire che gli operatori sanitari erano formati sicuramente sull'utilizzo di alcuni dispositivi di protezione individuale, specialmente chi lavorava in determinati contesti, ma altri probabilmente non li avevano mai utilizzati in quel modo, e quindi anche l'utilizzo, insomma, si è dovuta fare della formazione specifica per il loro utilizzo e specialmente, come dire, per la svestizione. La svestizione, io credo che tu abbia usato un termine prima che mi è piaciuto, cioè richiede, alla pari anche della vestizione, della disciplina. Se mi passate, diciamo, un termine che viene da un altro contesto, eccetera, voi sapete bene che chi deve fare atterrare gli aerei, i piloti, devono seguire pedissequamente delle checklist in cui vedono punto per punto quello che succede, che cosa stanno facendo. E non solo, come ha detto Nico, le checklist di atterraggio o di decollo di un aereo vengono fatte dal pilota coadiuvato dal copilota o dal copilota coadiuvato dal pilota. Nessuno completa una checklist da sola. E infatti avete visto anche nel servizio di Nico come la checklist della svestizione passo passo venisse fatto da una persona che in qualche modo dava gli ordini e l'altra che li eseguiva, ma avendo il cervello acceso. Queste sono i modi per cercare, poi chiaramente siamo umani, l'errore può essere fatto, però per cercare di ridurre quanto più possibile il tutto. Quindi assolutamente, Nico, ritornando circolarmente a chiudere il mio discorso, io sottolineo con te come il momento più importante sia questo. Quindi non è fondamentale avere i dispositivi giusti, ma è fondamentale ricordarsi di averli, ricordarsi come li si utilizza e soprattutto come li si toglie e anche come li si smaltisce, nel senso che, così parlando su questo argomento qui, credo che insomma molti di voi poi abbiano visto come il rischio di contaminazione in giro per le nostre città sia un po' ovunque. Io rimango spesse volte inorridito dalla quantità di mascherine, guanti o cose che trovo in giro per strada, che non so da chi siano state lasciate, oppure nei bidoni della spazzatura. Sono cose che teoricamente non andrebbero fatte, cioè proprio andrebbero chiusi e in qualche modo, non dico decontaminati tutti, però perlomeno, ecco, non lasciati all'aperto alla possibilità del... Io ribadisco quello che vi ho detto prima, io non è che vado a leccare con la lingua per terra oppure vado a toccare una mascherina e me la porto alla bocca, però comunque la contaminazione da superfici o da altre cose che sono potenzialmente contaminate, insomma, è comunque una via che noi dobbiamo tenere in conto. Ecco, scusami Nico, spero di non avere sbrodolato. No, perfetto, troppo. Perfetto, sono veramente felice di come stiamo, diciamo, interagendo, e spero lo siano soprattutto poi i nostri partecipanti. Allora, io tra l'altro aggiungo una cosa. Il contesto che vi ho fatto vedere,
cioè quello di Bergamo, era un contesto di alta eccellenza, perché quei gli igienisti erano una figura ad hoc solo ed esclusivamente mirata alla vestizione e svestizione e a tutte le procedure di decontaminazione. Non tutti gli ospedali sono organizzati così. A me personalmente è capitato, io a giugno, quando sono stati riaperti i voli, sono andato in Grecia. La Grecia all'epoca era un caso, poi purtroppo, come è accaduto all'Italia, il bisogno, le leggerezze, le riaperture estive hanno fatto riprecipitare la situazione, però all'epoca la Grecia era un caso di studio positivo, perché la paura e anche il caso italiano, purtroppo quello che era accaduto in Italia, erano stati talmente di monito, da monito, che in Grecia era appunto stato stabilito un lockdown rigidissimo, tempestivo, e quindi i danni dell'epidemia si erano stati, diciamo, assolutamente contenuti. Io sono stato però in una terapia intensiva con diversi pazienti, direbbero i tecnici attivi, cioè ancora positivi, ed era una terapia intensiva ovviamente organizzata come da un sistema sanitario fiaccato dai tagli e da tutte le difficoltà che non sto qui a ricordare della povera Grecia, e quindi non era a livello di quello che abbiamo visto a Bergamo. E quindi io cosa ho fatto? Numero uno, ho portato i miei dispositivi di protezione individuale, anche, devo dire, anche per un fatto di rispetto verso la struttura sanitaria, che poteva appunto avere scarsezza di quei dispositivi, e quindi perché toglierli a un sanitario. E poi soprattutto ho fortemente vigilato, alla luce delle conoscenze acquisite appunto tra Sierra Leone, tra Bergamo e quant'altro, però sostanzialmente riconducibili al criterio di ciò che sta all'interno non deve mai toccare quello che sta all'esterno, se no ci siamo protetti a vuoto, e quindi ho vigilato quando si è trattato di spogliarci e di ritornare nei nostri abiti, diciamo, civili, comuni. Quindi voglio dire, ripeto, vigiliamo in queste fasi. Un altro, c'è però un, cioè, intanto stanno arrivando delle domande, io per esempio c'è qualcuno che ci parla degli occhiali, io direi, degli occhiali ne parliamo a breve, io direi di poi concentrare le domande, magari alle 11:30 facciamo una piccola pausa, di concentrare le domande in una fase. Io volevo dirvi appunto, siamo entrati in una fase secondo me molto interessante, in un argomento molto interessante, ci siamo arrivati bene. Mindset, mentalità, disciplina, organizzazione, io uso, racchiudo tutto ciò in una parola, che è approccio tattico. Cioè, nelle mie esperienze, soprattutto in Afghanistan, comunque in zona di conflitto, tu acquisisci una mentalità, o meglio, la devi acquisire. Devi, cioè, lo diceva Davide prima, noi giornalisti, quando stiamo su una notizia, a tutto pensiamo, tranne che, diciamo, alla nostra sicurezza. Viene in secondo momento, la prima cosa è: la fotografia è venuta bene? Come prendo la luce nel modo migliore? Sto girando? Ho raccolto la dichiarazione giusta? Devo stare vicino alla persona che parla? Mi devo avvicinare? Insomma, eccetera, eccetera. Cioè noi siamo focalizzati su fare bene il nostro lavoro. Questo purtroppo può essere fonte di errori e quindi di rischio, un po' come guidare messaggiando al telefonino, scusatemi il paragone easy. In una zona di conflitto è complicato spostarsi, è complicato muoversi, è complicato incontrare persone. Vi faccio l'esempio di Kabul. Quando esci per raggiungere una persona da intervistare, devi informarti su che cosa sta accadendo lungo il percorso. Devi decidere che percorso fare e devi decidere che percorso alternativo fare al ritorno. Devi decidere quanto tempo prima dirai alla persona che ti aspetta che stai arrivando. Devi decidere qua e minimizzare il tempo con cui durante il quale resti con questa persona. Perché? Perché sei un bersaglio,
perché se qualcuno sa che tu sei in un posto, si organizza, ti ha visto arrivare, si organizza e ti viene a mettere in un sacco, perché ovviamente ti può seguire, per questo scegli un altro percorso al ritorno, ma se stai solo, di solito la regola è 30-40 minuti, evidentemente, anche se qualcuno diciamo, ti ha visto entrare e segnala un giornalista straniero, è difficile che in 30-40 minuti ci si organizzi per venirti appunto, per esempio, a rapire. È importante conoscere quello che sta succedendo lungo le strade, perché ci può essere stato un attacco, perché magari in quella zona devi passare sulla strada del Parlamento, al Parlamento c'è una riunione importante, quindi in quel giorno un obiettivo, e via dicendo. Voi direte, ma cosa c'entra tutto questo con le strade di Roma, di Milano, eccetera, eccetera? C'entra, e c'entra in maniera, diciamo, secondo me, fondamentale. Cioè, qui non abbiamo rischi come appunto di sequestri, estorsioni, sequestri a scopo estorsivo, uccisioni, esplosioni e quant'altro. Ma abbiamo un altro tipo di problema, e che è sostanzialmente però alla fine identico, cioè il rischio. Allora, pianificare bene quello che facciamo è un esercizio mentale che ci consente poi di concentrarci su quello, sullo specifico del nostro lavoro, girare, montare, fare l'intervista, eccetera, eccetera. Cioè io so che strada faccio, a che ora arrivo, quanto tempo resto, minimizzo la mia permanenza, perché ovviamente la mia permanenza fuori casa, fuori da un ambiente protetto, significa aumentare l'esposizione al rischio. Per questo vi dico, meglio, cioè un esempio, probabilmente 2 anni fa avremmo detto, c'è da fare vox pop per strada, va bene, ti metti in macchina, vai a via Cola di Rienzo, ma no, non c'è gente, andiamo a Piazza del Popolo, no, non c'è gente, andiamo sulla Nomentana, ok, ci fermiamo qui. Oggi un atteggiamento del genere, a mio avviso, è fortemente sconsigliabile. Cioè oggi sempre più è fondamentale organizzare, perché organizzare significa minimizzare il tempo all'esterno di un ambiente protetto, che appunto nel caso di Kabul è una guest house fortificata, diciamo, protetta, eccetera, eccetera. Nel nostro caso, per fortuna, siamo in tempi di pace, è valore da dimenticare, da non dimenticare mai, da apprezzare sempre, tornare a casa dove sappiamo che, diciamo, siamo da soli, siamo con i nostri, insomma, siamo in un ambiente circoscritto. Quindi è fondamentale l'approccio, ed è fondamentale diciamo, la ripetizione del gesto, cioè utilizzare i dispositivi nel modo opportuno e ricordarceli sempre. A tal riguardo io vi faccio, incomincio a introdurre alcuni elementi, poi se vi va magari vi faccio anche vedere una piccola cosa, sulla, che diciamo è una piccola variazione sul tema, cioè sull'Afghanistan. Io vi faccio vedere alcuni dispositivi che io ho usato e continuo ad usare quando mi trovo all'esterno. Ora, diciamo, il mio un approccio in qualche modo ascientifico, poi appunto Davide ce lo dirà. Per esempio, questi sono guanti che io uso sempre. Perché li uso? Allora, questi, prima di tutto, questi sono guanti di produzione militare, sono pensati sono della Kinetics, sono guanti pensati per impiego militare. Perché li uso? Li uso perché hanno una serie di caratteristiche. Sono, al contrario, per esempio, di quelli monouso, resistenti al taglio, resistenti all'abrasione, e sono molto, diciamo, una forte, diciamo, sono tattili, sono fortemente, ti consentono di sentire la superficie pur offrendoti protezione. Sono pensati sostanzialmente per il maneggio delle armi, dove appunto un grilletto, una sicura, insomma, sono delicati come l'obiettivo di una, devono essere tarati bene come l'obiettivo e maneggiati bene come l'obiettivo di una telecamera, piuttosto che il tasto di un registratore o una penna.
offrono, ripeto, protezione rispetto al taglio, allo strappo, non abbiamo a che fare con coltelli, però chiunque abbia usato un paio di guanti monouso con l'obiettivo di una macchina fotografica sa benissimo che ci resta dentro, che il rischio che ci resti dentro un pezzettino di plastica e si squarti letteralmente il guanto non è una remota esigenza, non è una remota eventualità. Ora, questi guanti, qualcuno potrebbe obiettare, che non sono di categoria 3. La categoria 3 è quella di protezione da biohazard, da pericolo biologico, e sono quelli che per esempio i militari utilizzano appunto in contesti di possibile contaminazione da agenti di guerra batteriologico o chimica. Sì, appunto, questi guanti non offrono la protezione che offre per esempio un guanto monouso. Perché li uso? Perché, e qui poi passerei a breve la parola a Davide, perché sui guanti c'è stata tutta una discussione. All'inizio ricorderete che ci spingevano a indossare i guanti, poi c'è stato un controordine, tra l'altro per chiudo parentesi, sì, dell'OMS e delle altre autorità sanitarie, si può dire sicuramente che non comunicano sempre bene, però ricordo anche che parliamo di una situazione in continuo sviluppo, per cui quello che si impara poi viene messo a disposizione di tutti, viene comunicato. Poi a un certo punto si è detto: no, attenzione, i guanti sono possono essere un ricettacolo, passatemi un termine non scientifico, di batteri, germi della stessa carica virale possono essere pericolosi. Allora qualcuno potrebbe dire: ma perché li usi? Io li uso per un motivo molto banale, perché ho acquisito una mia disciplina mentale. Quando ho questi guanti con me, e oggi per esempio sto vestendo l'orologio che normalmente non vesto mai, proprio per non avere roba che poi arrivata a casa fatico a togliere, a lavare, o che può diventare ricettacolo di sporcizia. Il discorso che un guanto del genere, vedete, un guanto, ripeto, che è equivalente a un guanto monouso in termini di vestibilità, di calzabilità, però è assolutamente resistente al taglio, alle abrasioni, eccetera, eccetera. Avendo un guanto così addosso, io non sono... Questo è il mio approccio personale, non sono portato a mettermi le mani in faccia. Ora lo sto facendo perché li ho lavati stamattina e non li ho usati. Cioè sono portato a evitare il gesto che troppo spesso facciamo. Perché ripeto, il problema non è tanto, anche se avessi guanti chirurgici, se tocco un possibile liquido biologico e poi per tic, per abitudine, mi gratto, mi passo, me ne passo sulla mano, peggio ancora, mi gratto gli occhi. C'è addirittura uno studio che dice che le persone con gli occhiali hanno una minore incidenza del Covid, perché appunto forse gli occhiali gli proteggono gli occhi. Quindi evidentemente questo è personalmente una delle cose fondamentali che io utilizzo sempre per evitare il contagio. Ma ripeto, è un approccio comportamentale più che strettamente scientifico. Prima di passare la parola a Davide, vi faccio giustamente vedere solo un'altra cosa al volo e poi dopo vi faccio vedere come l'ho impiegata. Eccoli. Questi sono occhiali balistici, cioè sono occhiali che vengono utilizzati, io ho riutilizzato il materiale che avevo, che vengono utilizzati per... sostanzialmente protezione da schegge, esplosioni e proiettili. Questi tra l'altro hanno un bellissimo standard perché sono 7,65, sono resistenti a un calibro militare e calibro di arma da guerra, e non hanno distorsione ottica, non sono occhiali da vista. Perché usarli? Perché, di nuovo, se non si utilizzano normalmente occhiali come questi, cioè occhiali da vista, ti impediscono non solo di andarti a toccare, ma ti impediscono anche, e lo vedremo fra poco, vi faccio vedere un pezzo nel cui capirete chiaramente perché è importante avere questi, ti impediscono di avere contatto con eventuale carica virale presente nell'aria, ove mai questo aspetto si rivelasse, gli studi scientifici ci dicessero che effettivamente c'è questo pericolo, ma io preferisco essere molto cauto a prescindere, ma soprattutto con persone che ti parlano e non hanno la mascherina e che quindi di fatto sputano, scusatemi, cioè
emettono delle gocciole, più correttamente delle goccioline in aerosol della propria saliva, che potrebbe appunto passarti una carica virale. Qualcuno potrebbe dire: ma come? Adesso le mascherine ce l'hanno tutti quanti. Ma mica è vero, perché l'abbiamo visto nelle manifestazioni di piazza, per esempio dello scudetto dell'Inter qualche giorno fa. L'abbiamo visto nell'occasione delle manifestazioni dei ristoratori proprio qui a Roma. All'estero non è così. A me è capitato, per esempio, di fare il terremoto in Croazia e mascherine non ce n'erano, di stare in Bosnia e insomma, non credo di non aver visto in 5 giorni una mascherina. Stessa cosa agli Stati Uniti, la campagna elettorale. Quindi questa è, assieme alla mascherina, una protezione alla quale io non rinuncio. Sulle mascherine magari facciamo un discorso dopo, però vorrei sentire Davide se ci dice qualcosa proprio su il punto di passaggio, il tramite che possono essere gli occhi e sui guanti. Davide. Sì, allora, sulla questione dei guanti molto, molto è stato detto. Ovviamente la trasmissione coi guanti significa trasmissione da contatto per via indiretta e quindi la famosa trasmissione come se fosse per fomiti detta precedentemente. Quello che infatti è importante dal punto di vista dei guanti sono due cose, permettimi giusto di dire questo, Nico, che sono la questione della corretta sterilizzazione e manutenzione del guanto. Quindi chiaramente un guanto che venga, che non abbia determinate caratteristiche, sto parlando di un guanto normale come quelli che possiamo avere, un guanto di pelle, tra virgolette, di abbigliamento, tanto per dire, può ovviamente, e qui credo quasi di fare, un affronto alla vostra intelligenza nel dire una cosa di questo genere, perché ovviamente è una cosa estremamente ovvia, ma può avere un effetto deleterio, addirittura peggiore rispetto a quello della mano, perché ovviamente, tanto per dire, un guanto di pelle, allora, mentre le mie mani io le posso igienizzare con una corretta igienizzazione fatta per bene, seguendo, le corrette procedure, quindi qui stiamo sempre nella cosa di prima, cioè non è che mi sono igienizzato le mani perché sono stato un secondo sotto l'acqua e allora sono le mani igienizzate. Cioè, sapete bene che si potrebbe fare tutto un discorso a parte, potremmo andarci avanti 8 ore a discutere sulla corretta igienizzazione delle mani e sulle procedure. Però, ecco, mentre le mani, teoricamente, al netto che non abbiano che non abbiano anelli, orologi, eccetera, anche la questione della, per esempio, corretta... tutta la questione delle unghie ricostruite con smalti, adesso mi riferisco più forse al pubblico femminile che non al pubblico maschile, però capite bene che possono essere sicuramente fattori di rischio molto importanti, tanto che appunto colleghe che lavorano nei reparti ovviamente non possono tenere nelle unghie lunghe, nelle unghie con lo smalto, eccetera, eccetera, per forza di cose, perché poi possono ulteriormente contribuire a quel rischio di lacerare anche il guanto chirurgico. Detto questo, comunque, scusatemi che sono andato un attimo per una via tangenziale, fondamentalmente in quel caso lì ovviamente la mano è ovviamente meglio del guanto, su questo credo di dire una cosa ovvia. Dall'altro lato, ecco, determinati guanti, come quelli detti da Nico, ma mi viene da dire comunque anche come un guanto chirurgico, al netto del fatto della comodità o meno e dei processi mentali che uno può avere dietro, come nell'esempio che Nico faceva, sono un'arma in più, che però sono un'arma in più perché offrono la barriera, ma questo deve mettere soprattutto in guardia, innanzitutto dal fatto che se voi li utilizzate è un DPI e quindi un dispositivo di protezione individuale e quindi si ritorna alla cosa di qui sopra, cioè specialmente quando poi questo guanto me lo andrò a togliere devo stare attento e poi soprattutto una volta che me lo tolgo non me lo posso più rimettere, cioè se è un guanto monouso lo tolgo e lo butto, se è un guanto che eventualmente posso anche riutilizzare dopo averlo lavato e o sterilizzato ovviamente lo devo togliere nel modo corretto, non contaminarmi, portarlo nel luogo in cui lo sterilizzerò o lo decontaminerò e poi lo dovrò decontaminare. Questo
diciamo, quello che, Nico, mi sento di dire, diciamo, sull'utilizzo del guanto. È chiaro che se uno il guanto lo utilizza per 3 giorni di seguito, senza mai pulirlo, non stando attento quando lo toglie, quando lo mette, eccetera, ovviamente ha un effetto molto peggiore che non se avesse delle mani che, per forza di cose, a un certo punto, spero che questa sia buona norma di tutti, spero che tutti voi, forse prima non lo facevate con la frequenza con cui lo fate adesso, ma che vi igienizziate, insomma, le mani abbastanza regolarmente e specialmente quando, come diceva Nico prima, rientrate all'interno di quella bolla sociale che voi conoscete e di cui avete il controllo, che è fondamentalmente la sfera del privato, che può essere rappresentata da voi o dalle persone che vi stanno intorno e che, come dire, sulla quale avete maggior controllo. Poi non è detto, insomma, che anche lì non ci siano dei potenziali rischi, però fondamentalmente è un qualcosa su cui voi riuscite a operare, a differenza invece di quando ovviamente uscite dalla porta di casa. Questo per quello che riguarda il guanto. Per quello che riguarda l'occhiale e l'occhio, e soprattutto la via di trasmissione dell'occhio, io tutte le volte che mi viene chiesta questa cosa, Nico, non so se anche a voi venga in mente, ma insomma è una cosa che è abbastanza di dominio pubblico, no? Tutti noi ricordiamo che il primo medico che è anche morto, perlomeno di cui si è andata notizia che è morto, era appunto il dottor Li Wenliang, il dottore cinese. Vi ricordate che era un oculista? E infatti lui si è contaminato e poi ha pagato con la sua vita, probabilmente proprio per essersi contaminato rispetto al fatto che, voglio dire, un oculista, no? Avete presente il rischio quando vi fa il fundus oculi o queste cose qui, di quanto siate vicini? Da tanti punti di vista, non è detto che lui si sia contaminato per la via oculare, magari si è anche contaminato proprio per una questione di vicinanza fisica al proprio paziente rispetto agli esami che si fanno, però lui aveva sottolineato molto questa cosa e aveva notato come quella fosse una via di passaggio molto importante. Ed è vero, ci sono vari studi, non vi tedio con nulla di tecnico, né vi proietto degli studi scientifici, ma ce ne sono vari, se siete interessati li posso fornire come bibliografia relativamente a, per esempio, la protezione che è offerta anche da un semplice occhiale, come può essere questo, rispetto all'avere l'occhio nudo. Quindi chiaramente quella è una via che va controllata. Tutti noi giustamente o meno giustamente, non lo so, ci focalizziamo molto chiaramente sulla protezione della bocca, stiamo attenti, come ha detto Nico prima, anche a dire non tocchiamoci, eccetera. Poi c'è tutto il ragionamento, non vado avanti perché credo ne vogliamo parlare dopo, Nico, una mascherina, due mascherine, protezione, non Sì. protezione sulla bocca, eccetera, eccetera. Però effettivamente sugli occhi c'è l'idea delle protezioni e quant'altro, però è un qualcosa su cui anche storicamente vedo anche non lo so, la comunicazione da un punto di vista scientifico si è un po' meno focalizzata, però dal mio punto di vista come epidemiologo non è, ciò non di meno, ecco, non è altrettanto importante. Permettetemi di dire questo. Quindi, se così, facendo un gioco di parole, diamo un occhio anche a questa via qui. Ecco. Pessima battuta, Nico, con Sì, cui ti diciamo in restituisco. sintesi, proteggiamoci gli occhi perché appunto ce ne dimentichiamo, insomma, magari ci pensiamo meno, ma è importante. Vi faccio vedere, poi tra poco andiamo in pausa, se vi va, vi faccio vedere, intanto comincio a condividere lo schermo, ne dimentico sempre, mi scuserete, alcuni dei lavori che ho realizzato durante la campagna elettorale. Ora, quando vi parlavo prima diciamo, di approccio tattico, cioè vi dicevo prima, bisogna pianificare, organizzare, eccetera, eccetera, mi riferivo anche a un'altra cosa, cioè al fatto che abbiamo a che fare con persone che sono in alcuni casi spaventate, quindi per esempio è più difficile oggi, tutti quanti noi lo sappiamo, quanto sia più difficile oggi intervistare per esempio un passante. Dopo mesi e mesi in cui ci hanno detto tenete la distanza sociale, è difficile fare quello che facevamo prima, cioè andare per strada e chiedere scusi, lei quanto ha speso ai saldi? Come si faceva un tempo. Perché? Perché c'è maggior diffidenza verso l'estraneo, perché giustamente chiunque può essere un portatore della malattia.
C'è anche un altro aspetto, in questo caso ve lo faccio vedere, cioè si ha a che fare con persone che sono diffidenti verso di te, non perché non segui, potresti non seguire le precauzioni, ma bensì perché le segui. Guardiamo questo lavoro. Un attimo. Scusatemi un secondo, lasciamo il tempo di caricarsi. Non so cosa ci sia che non va. Nel silenzio. Ok, proverò a caricarlo in un'altra pagina. Vediamoci un attimo. No. Abbiate un attimo di pazienza, non so cosa sta succedendo. Nel sì. Vabbè, non mi parte. Io intanto che provo a risolvere la questione, vedete me. Allora, sostanzialmente, qual è la questione? Questo era, io ho seguito la campagna elettorale del 2020 negli Stati Uniti, del 2020 negli Stati Uniti, ed era, lo ricorderete, in un momento tragico per l'America, cioè parliamo di 3.000 casi al giorno, in America c'era già stata la seconda ondata, si stava per arrivare la terza, che sarebbe poi maturata dopo Thanksgiving, quindi dopo gli incontri familiari di fine novembre. Qui parliamo di fine ottobre, primi di novembre. Cosa accade? Accade che io, diciamo, seguivo il mondo dei trampiani, che era un mondo pieno di negazionisti, pieno di persone che dicevano, ma lo stesso presidente ha sempre, diciamo, messo prima l'economia della salute, della prevenzione. Insomma, adesso è inutile che torniamo su questi, che sono temi che fanno anche venire un po' di rabbia, ma che sono comunque temi fortemente, diciamo, fonte di polemica, quindi evitiamolo a priori. E io ho assistito, per esempio, in Arizona, io ho seguito diversi comizi di Trump, immaginatevi 7-8 mila persone radunate in uno stesso spazio come se fosse il 2018, cioè stando spalla a spalla, senza mascherine, cantando e gridando. Evidentemente è la tempesta perfetta del contagio. Oppure, in una situazione come questa, che vi avrei voluto farvi vedere, ma non vi riesco a far vedere, ma ci riproverò, cioè un saloon dove io una sera sono andato a vedere, a seguire il dibattito elettorale tra Biden e Trump, con il popolo di Trump. Questo perché? Tra l'altro perché il popolo di Biden, i democratici sono stati molto molto tassativi in campagna elettorale e hanno assolutamente evitato di fare adunate, comizi, eccetera, eccetera. Addirittura tutte le poche manifestazioni pubbliche che hanno fatto si svolgevano in modalità drive-in. Totalmente diverso l'approccio di Trump, lo sintetizzerei, e dei trampiani lo sintetizzerei come se fosse il 2018, diciamo un gennaio 2019. E sono stato in questo saloon dove c'era già, diciamo, una certa ostilità verso i giornalisti, perché con un presidente che dice ai suoi per lungo tempo, ma i giornalisti sono tutti spacciatori di fake news, evidentemente arriva un giornalista e non è proprio esattamente il benvenuto. In più il giornalista ha la mascherina. E allora, quindi è considerato come uno che crede al grande complotto. Insomma, adesso non mi sto a tediare, però è stato faticoso.
è stato, io non sto dando un giudizio sulle persone, tra l'altro abbiamo incontrato delle persone amabilissime, gentilissime, però vi parlo proprio di contesto, diciamo, cultural-politico. Ci sentivamo un po' come quelli che, come dire, andavano in pelliccia a una manifestazione di animalisti, ecco, per metterla così. Allora, qual è il problema? Il problema è vincere la diffidenza degli altri, e quindi noi abbiamo utilizzato il microfono gelato, il cosiddetto microfono handheld, quello insomma che si tiene a mano, che però non garantisce la distanza sociale. Però era l'unico modo per poter passare di tavolo in tavolo, per, diciamo, blend in, dicono gli americani, per, diciamo, perderci nella folla, insomma, essere parte della folla. E quindi avevamo a che fare con persone, che parlavano senza mascherina. E a quel punto, questi io onestamente li ho, come dire, benedetti, perché, erano evidentemente un modo per proteggere il tramite degli occhi da, persone che, poi per giunta in un ambiente con volume, tutto volume, televisioni accese, musica, eccetera, eccetera, non parlavano a bassa voce, ma gridavano per giunta con partecipazione, ed eravamo a una distanza che era assolutamente non una distanza di sicurezza. Quindi, diciamo, anche da questo punto di vista, c'è un bilanciamento fra le protezioni, fra la disciplina e la necessità poi di portare a casa, appunto, la notizia. E questo credo che valga, la protezione degli occhi sia un consiglio da dare anche per tutti quei casi in cui ci sono, purtroppo, devo dire, le cosiddette mischie, cioè, insomma, preferisco evitare di dare giù con me, di dare giudizi, anche perché poi mi arrabbierei, cioè quando ci si accalca, si è costretti ad accalcarsi intorno al politico o a chi fa la dichiarazione di turno, che dovrebbe probabilmente organizzare meglio le Posso cose. chiedere una cosa? E puoi chiedere una cosa? Sì, certo. Io ho sempre portato questo tipo di occhiali che ha fatto vedere prima, proprio per protezione, però vado soggetta al problema del fiato, mi si appanna tutto tra mascherine e occhiali, io non riesco più a vedere. Cosa si fa in questo caso? Allora, è un problema sicuramente importante, quello che, diamoci del tu, siamo colleghi del tu Sì. poni. E ora Cioè, vi sono segno. costretta poi ad abbassarli, ad allontanarli, allora è chiaro che diventa meno utile avere l'occhiale. Assolutamente sì, hai ragione, però attenzione, c'è, tra l'altro grazie Davide che mi ha risolto un problema. Attenzione, diciamo, ci sono delle possibilità per risolvere il problema. Prima di tutto ci sono degli occhiali, come per esempio questi, che sono specificamente anti-appannamento, che non è la soluzione a tutti i mali, perché io dico sempre che chi inventerà gli occhiali anti-appannamento sono veri, diventerà miliardario, però sicuramente è questi sono della Edge Tactical, ripeto, prodotti militari, ed è sono, diciamo, sicuramente un passo in avanti. Io credo che sia importante come si gestisce la mascherina e il tipo di mascherina. È più difficile con la mascherina chirurgica, ma io ho notato che inserendo anche semplicemente un tovagliolo di carta, un Kleenex, un Esatto, Tempo, esatto. qui in chiusura della mascherina, si riesce a creare una sorta di sigillante che impedisce al vapore acqueo di della respirazione di risalire e poi di fermarsi sugli occhiali. E poi ci sono delle mascherine ad hoc, come per esempio queste, di cui però magari, se vi va, parliamo dopo la pausa. Prima però vi faccio vedere, grazie Davide, sono riuscito a... E giusto per chiudere, Vai Nico, Davide. rispetto a questa cosa velocissima, ci sono dei prodotti, cioè ci sono delle sorte di staffe nasali anche fatte in silicone che possono essere messe. Io ce le ho personalmente per le mascherine, proprio per evitare questo, portando anche io gli occhiali.
La tecnica suggerita da Nico è stata per la prima volta, è uscita proprio in un paper scientifico ed è stata utilizzata, mi ricordo, anche per le prime volte dalle polizie di Hong Kong, della Cina, per evitare questa cosa fastidiosa. E oltre alla lente antiappannamento, come ha detto Nico, mi viene da dirvi che esistono anche quelli, non sono delle cose perfette, ma esistono anche dei prodotti che sono delle sorte di film che si vanno a spruzzare sopra l'occhiale, che a quel punto impediscono l'appannamento. Quindi diciamo che ci sono tutta una serie di trucchetti che possono in parte ovviare a questo problema, oltre al fatto del posizionamento della mascherina, ma direi che ne parliamo dopo. Scusami Nico, ma essendo anch'io persona che porta gli occhiali, mi sono sentito tirato in causa più per quello, diciamo, che non per altro. Sei fondamentale, devi intervenire quando ritieni opportuno. No, tra l'altro aggiungo solo una cosa: state solo attenti agli spray, perché gli spray vanno benissimo per gli occhiali in vetro, non tutti gli spray sono adatti agli occhiali in plastica. Quindi questa è una cosa, se no veramente fate un danno, ve lo ricordate per... Dico, scusa, facevo vedere. Posso fare un appunto? Sì. Ho trovato delle mascherine alle quali sono allegate delle fascette biadesive, per chi vuole può applicare la mascherina e poi rimane aderente sotto gli occhiali, quindi non passa la traspirazione, per esempio quella che fa appannare di solito gli occhiali, oppure evita infiltrazioni dall'esterno. Ottimo, grazie. Vi faccio vedere intanto allora il video che vi volevo far vedere prima. Eccoci qua. Ora risuonano urla di gioia e grida di sdegno. Per una sera nel saloon di Creek Cave, un tempo villaggio di cercatori d'oro, il toro meccanico resta fermo, mentre mancano quelli in carne e ossa, qui solitamente portati per il rodeo. L'unica sfida che conta è quella sugli schermi. Se i democratici dell'Arizona, di fronte ad un nuovo picco di contagi da Covid, hanno deciso di organizzare in teleconferenza raduni per vedere insieme il secondo e ultimo dibattito televisivo per le presidenziali, i repubblicani della contea di Maricopa hanno deciso di vedersi qui tra birre grigliate e piatti Tex-Mex. Il presidente Trump ha inchiodato Biden ogni volta che è venuto fuori con menzogne come il nuovo corso verde dell'economia e solo spazzatura marxista. Ha fatto tanto per la comunità ispanica e noi lo amiamo perché mantiene la sua parola. Trump è un uomo di parola. Anche 4 anni fa era indietro nei sondaggi, ma oggi ha attraversato il Rubicone ed è oltre il numero magico del 50%. Vincerà. Si mettono in palio premi per spingere gli indecisi ad andare alle urne, per bilanciare il voto in anticipo spinto dai democratici. Io credo che la maggioranza silenziosa spingerà uno tsunami repubblicano il 3 novembre e Trump vincerà. Ma a guardare i numeri, il quadro è diverso da quello che appare in questo saloon. L'Arizona, un tempo roccaforte repubblicana, questa volta potrebbe andare ai democratici. E la domanda è se al presidente Trump basterà la spinta dello zoccolo duro per recuperare il vantaggio di Biden nei sondaggi. Eccoci, vi provo a far vedere anche un'altra cosa, sperando sempre che... Eccolo qua. Vediamolo. E come vedete, avete visto, no? Cioè era una scena da, ripeto, 2020, cioè eravamo perfettamente, era 2018, cioè eravamo perfettamente, cioè sembrava una normalità che abbiamo dimenticato. E ora che la stampa comincia a trattare bene questo, invece questo è un comizio. È un comizio, uno dei comizi, bagni di folla che Trump a cui Trump. È ora che la stampa comincia a trattare bene il nostro presidente. Ho guidato 2 ore per venirsi in qui, ma avrei attraversato tutto lo stato pur di esserci. Sarà una grande vittoria, grande, grande. Trump vincerà senza ombra di dubbio. Perché queste elezioni sono così importanti, chiediamo a questa coppia? Perché è in gioco la libertà del nostro paese. Non vogliamo il socialismo, aggiunge la moglie. Nonostante 4 anni di polemiche, scandali, inchieste, il fallito impeachment, la crisi Covid, la determinazione del popolo di Trump pare intatta. Siamo ad Ocala, una piccola cittadina della Florida settentrionale, sinora conosciuta soprattutto agli allevatori di cavalli da corsa, ma quest'anno ritrovatasi ad essere cruciale nella corsa per conquistare uno stato, a sua volta cruciale per vincere le presidenziali.
Il presidente parla ben oltre il copione previsto, va a braccio, dimostra di avere energie nonostante il Covid appena superato. Virus che cita marginalmente in un discorso per lo più carico di attacchi feroci a Biden, alla stampa, alla palude di Washington, a chi lo contesta. Cavalca quelle contrapposizioni che hanno diviso l'America, mai come oggi. E il Covid non ha modificato le regole della sua campagna, il pubblico è ammassato senza alcun distanziamento, le mascherine non sono obbligatorie e praticamente il 90% dei partecipanti non le indossa. Nonostante circa 220.000 morti, una curva di casi che sta per impennarsi per la terza volta. È solo un'influenza, passerà, raggiungeremo l'immunità di gregge. Allora, io non so se vi hanno fatto un po' impressione queste immagini, a me sicuramente sì, nel senso che vedete che, ripeto, 7-8 mila persone che tutte insieme cantano four more years, four more years, cioè altri 4 anni, è diciamo una nuvola di aerosol con per giunta un tasso di positività che negli Stati Uniti credo che all'epoca fosse prossimo al 20%, insomma, è stata veramente, devo dire, per noi una trasferta a rischio. Cioè, io personalmente ho volato da proprio quella località, cioè dalla Florida all'Arizona, in un volo con 150 persone a bordo su 150 posti. Per fortuna, insomma, ci è andata bene e quindi questo mi rafforza nella correttezza delle pratiche, dell'approccio di mentalità, dell'approccio tattico nell'utilizzo dei dispositivi. Aggiungo una cosa, cioè che il piccolo dettaglio, al comizio, a me è capitato due volte, noi non avevamo ricevuto gli accrediti. Da un certo punto in poi della campagna del 2016, io che ho coperto anche quella, sempre sul versante Trump ha smesso di dare accrediti alla stampa internazionale, o almeno li ha centellinati. Perché non me l'hanno mai spiegato, anche se l'ho chiesto, io credo sostanzialmente per un po' interesse ad avere i suoi, l'attenzione nazionale, un po' per diciamo disprezzo nei confronti della stampa in genere, della stampa straniera in particolare. L'utilizzo dello smartphone in quel contesto è stato cruciale, perché dopo aver ricevuto il diniego alla partecipazione come giornalisti sul Razer, cioè sul podio che viene montato apposta per le telecamere, noi ci siamo, abbiamo prenotato dei biglietti come pubblico e siamo entrati come pubblico, perché forti di una certezza che era quella che dovevamo raccontare quello che succedeva dal punto di vista sanitario, ma politico, antropologico se volete, cioè il popolo di Trump, la campagna del presidente, senza subire diciamo anche censure di sorta e senza diciamo copyright infringement, senza, come non stavamo andando a prendere clandestinamente le immagini di una partita di calcio. Tra l'altro vi dico anche che, e questo mi fa piacere dirvelo, che tutto il lavoro fatto sia in Italia, tipo Bergamo, che in quel contesto di elezioni americane, poi è diventato anche nei paesi Nord Europa e Regno Unito anche un po' un caso di studio, perché se ne sono interessati sia dei podcast specialistici che la rivista journalism.co.uk, che insomma hanno intervistato, hanno raccolto informazioni che sono poi quelle che in realtà, visto, diciamo, stiamo trasmettendo in questo seminario, seppur con la presenza di Davide, che ovviamente porta tutto a un livello superiore. Io, se non ci sono domande, io farei una piccola pausa di 5 minuti 5 e poi tornerei a parlare di mascherine e di un po' di altre cose. Ok, allora, io ricomincerei, credo Davide che, vabbè, ora faccio vedere uno strumento di lavoro e poi passiamo a discutere le mascherine. Direi però una cosa, che nell'ora circa che ci resta affronterei, faccio vedere qualche altra cosa, ci aiuta anche un po' a spezzare il ritmo,
Però credo che sia importante parlare di mezzi di trasporto, controlli di sicurezza, tutta una serie di aspetti che sono molto ma molto importanti, anche dibattuti a livello scientifico, però come diceva prima Davide, è vero fin quando non si prova, cioè diciamo aspettiamo la prova contraria e cioè, ragioniamo al meglio delle conoscenze disponibili e anche ovviamente della massima prudenza, perché con quella non si sbaglia mai. Allora, prima avete visto, vi ho parlato vi ho fatto vedere questa intervista col microfono gelato, cioè io ero a distanza di braccio, a volte anche meno, in quel saloon, quindi al chiuso, tutto sommato, persone che gridavano, evidentemente, ripeto, il problema del droplets, delle goccioline dell'aerosol di saliva con carica virale che poi potenzialmente ti possono infettare. Come risolviamo? In quel caso la scelta del microfono handheld, del microfono cosiddetto gelato, è bellissimo perché tutto ciò che in Italia, non so perché, tutto diventa metafora alimentare, il microfono gelato, che se in America dici un gelato, un ice cream microphone, ridono per settimane. Quella era una scelta in qualche modo più rischiosa, ma legata alla necessità di superare la diffidenza delle persone che ti considerano appunto della parte avversa semplicemente perché indossi una mascherina. Come manteniamo la distanza di sicurezza nel corso di un'intervista? C'è un modo un po' faticoso fisicamente, però che risolve tutti i problemi, ed è questo. Io ho questa custodia perché di solito diciamo non contiene un'arma né una canna da pesca, però la puoi, diciamo, spallare, è spallabile. Ora, stavo facendo, ecco qua, il nostro cartonato, non ho fatto danni, ok. Allora, utilizziamo questa. Questa è, si chiama in gergo tecnico boom, è un'asta microfonica, ma non è da non confondere con le aste stative, cioè con quelle che si mettono a terra per tenere il microfono, tipo reggere il microfono, tipo cantante, diciamo, tipo cantanti a Sanremo, per capirci. Quest'asta può essere, vedete qui viene fuori ben stipato il cavo. Attenzione quando stipate i cavi, non fate nuovi cose eccetera eccetera perché li distruggete. Questa può arrivare, ora non ve la apro tutta, fino a 2 metri di distanza. Questa normalmente è uno strumento che difficilmente si usa per le news, è invece uno strumento tipico del cinema o comunque delle produzioni documentaristiche di un certo livello, perché c'è un fonico che la regge così e quindi qui poi viene attaccato il microfono. Con il Covid abbiamo cominciato a usare i boom anche noi, diciamo, delle news o comunque di produzioni più leggere inteso non leggere per tema, ma leggere per organizzazione. Ovviamente è un problema perché hai la camera sul cavalletto, devi tenere questa, a volte hai interviste lunghe, può essere anche stancante, però questa è massima garanzia di sicurezza. Che tipo di microfono vado a pescare nella sacca? Che tipo di microfono utilizziamo? Io ormai si vedono, come dire, quello che a Roma si chiama accrocchi di ogni genere, cioè a volte qui sopra viene messo un portamicrofono e agganciato il microfono appunto gelato, radio. Questo perché? Perché per esempio molte aziende testate preferiscono avere il cubetto con la flag, cioè il microfono con la scritta della testata. Io preferisco in realtà fare un altro tipo di consiglio un altro tipo di soluzione, che è questa. Questo è un microfono ambiente, ma direzionale. Quindi non è un microfono di quelli pensati per fare, diciamo, come il microfono gelato, questo, andata e ritorno, eccetera, eccetera, ma è un microfono che ha invece è pensato normalmente per l'ambiente, è però direzionale, quindi questo montato sull'asta, con la classica vite, agganciando poi i cavi, consente di
anche stare, diciamo, in una posizione un po' più comoda. Per esempio, cioè non dobbiamo necessariamente tenere quest'asta sospesa tenendo qui il microfono alla persona che stiamo intervistando. Possiamo magari tenerla un po' più giù e quindi, come dire, fa anche un po' riposare la nostra spalla, proprio perché un microfono che ha un cono di cattura audio molto molto preciso. Aggiungo una cosa, anche nel caso dei microfoni, quelli pulce, diciamo, in questo caso evidentemente c'è un problema, perché anche questi ormai non li si usa più, perché bisogna comunque, difficilmente la persona sa montarseli da solo, soprattutto se è un profano, non è il nostro mondo. Quindi devi montare tu, contatto fisico stretto, e l'oggetto potrebbe anche essere contaminato e lo vai a mettere addosso a una persona. Quindi diciamo che con questo si risolvono tutti i problemi. Ritorniamo sempre al tema di prima, le mascherine. E qui è fondamentale l'intervento di Davide. Io vi dico, sostanzialmente, io non uso la mascherina chirurgica. Non uso la mascherina chirurgica per mia scelta, perché non mi sembra, cioè non segue sufficientemente il viso, dà sicuramente una protezione a chi sta di fronte a te, ma mi sembra che dia almeno a sensazione, poi sentiremo Davide, una protezione minore a chi la indossa, per quanto nei limiti del caso, ma ripeto, qua dobbiamo sentire Davide. E soprattutto c'è un altro tema, non io la trovo scomoda, esattamente come trovo invece una mascherina FP2, questa qui di livello, quindi che offre una capacità filtrante superiore, la trovo scomoda perché dopo parliamo di molte ore di lavoro. E alla fine poi, insomma, c'è una certa sofferenza proprio dei padiglioni auricolari. Io, sia per motivi legati al vapore acqueo, al calore, al sole, alla fatica, alla stanchezza e alla comodità, preferisco usare le FP3. E qui si apre un dibattito. Le FP3 hanno questo vantaggio di, diciamo, non attaccarsi alle orecchie, ma bensì, e sono, me la tolgo, scusatemi, sono molto più aderenti al viso, e quindi il tema del vapore acqueo è sostanzialmente risolto. Però sono mascherine contestate, perché ti dicono possono essere utilizzate solamente in ambiente sanitario, possono essere perché c'è la valvola, quindi se tu sei positivo diffondi il virus, eccetera eccetera. Quindi tant'è vero che vengono usate in congiunzione con con un'altra mascherina, cioè con, di solito quando per esempio vai sugli aerei è obbligatorio, ci vuole una mascherina chirurgica sotto o sopra. Io comunque ci ho viaggiato, ho fatto lunghi viaggi in aereo e in auto, anche con la doppia mascherina le trovo profondamente comode. A riguardo vi faccio, non voglio fare il piazzista, nel senso che poi ognuno è libero di, come per i prodotti che vi ho mostrato prima di protezione individuale, ognuno è libero di comprare quello che vuole, vi faccio vedere quello che uso io. Questa è una mascherina di un'azienda sportiva, è una maschera riutilizzabile più volte, che è pensata per lo sport, quindi ha un bellissimo grande volume d'aria all'interno e soprattutto è molto comoda sul viso ed è, vi faccio vedere lo spessore, è multistrato, quindi diciamo che è veramente difficile, è molto filtrante. Ora non ha ovviamente standard però medico. Aggiungo anche che trovo paradossale in paesi come gli Stati Uniti che venga vietata a me di indossare una mascherina FPP3 come quella che avete visto prima, cioè con la valvola, a bordo di un aereo, mentre si possono salire le persone con addirittura le magliette messe fin qui o il fazzoletto. Basta fare con qualsiasi fazzoletto da cowboy a casa la prova della candela, soffiate la candela
e la candela si spegne, cosa che è difficilissima invece con le mascherine con la valvola o con qualsiasi altra mascherina. Però, diciamo, tra l'altro di recente, qui chiamo in causa Davide, se ci fa tutto ci dà la sua expertise sul tema delle mascherine e quindi in generale, ripeto, io la FFP3 la uso senza seconda mascherina, spero di non sbagliare Davide, nel caso mi correggi, soprattutto solo all'esterno, non invece all'interno dove la uso con due mascherine, però ripeto, risulta molto ma molto comoda perché praticamente è una mascherina da lavoro. Negli ultimi tempi, soprattutto negli Stati Uniti, si è diffusa la tendenza a usare due mascherine, chirurgica e in tessuto. Io non so quale sia la fondatezza scientifica, ma addirittura ne ha parlato anche Anthony Fauci di tale approccio. Io credo che sia più che un fatto scientifico, un fatto legato, attenzione, al costume, cioè al fatto che in America è stato all'inizio della pandemia autorizzato e anzi incentivato l'uso di qualsiasi cosa coprisse la bocca, fazzoletti da cowboys, fasce elastiche, di tutto, e che evidentemente poi con le varianti, una protezione tanto sottile, senza filtraggio, eccetera, eccetera, si è rivelata assolutamente, come dire, fallace, e quindi si è optato per la doppia mascherina. Ma sul tema delle mascherine, io passo la parola a Davide perché pendiamo dalle sue labbra. Beh, allora, il tema delle mascherine è probabilmente uno dei temi più complessi e su cui c'è stato anche più dibattito dall'inizio per tutta una serie di cose su cui non entrerò, anche appunto di problematiche organizzative iniziali e di disponibilità delle stesse. Detto questo, per quello che riguarda l'utilizzo, provo a partire un po' dal fondo e a seguire una mia logica in questo dibattito, andando a braccio, e voi siete liberi di fermarmi quando volete, anche tu Nico, se non sono chiaro, mi raccomando, ecco, fermami o fammi un cenno. Provo a partire dal fondo relativamente all'utilizzo di due mascherine, o comunque di una mascherina, tra virgolette, cosiddetta di comunità, o comunque prodotta, tra virgolette, artigianalmente o industrialmente, come l'ultima che ha fatto vedere Nico, unitamente ad una mascherina chirurgica. Su questo è uscito, come hai detto giustamente anche tu, Nico, Anthony Fauci di recente, dicendo una questione, se volete, più di buon senso che non scientifica. È chiaro che nessuna mascherina, nemmeno le stesse FFP3 o FFP2, l'FFP2 non so se voi ve l'avete mai chiesto che cosa significa, no? Il famoso N95, ma quel 95 sta a dire sostanzialmente che il 95% delle particelle, credo inferiori ad un micron, vengono sostanzialmente, intercettate da questa mascherina. D'altronde una mascherina è un filtro che non è per forza di cose un filtro perfetto, no? Il filtro perfetto cos'è? La vostra tavola, diciamo, in sala, no? O in cucina. La tavola è un filtro perfetto, nel senso che se voi ci soffiate sopra non passa niente dall'altra parte, d'accordo? Perché un muro è proprio una cosa solida e niente ci passa attraverso. L'aria invariabilmente attraverso una mascherina ci deve passare, perché altrimenti voi soffocate. Ed è chiaro che l'aria permette un certo passaggio di. Ed è chiaro che è come una sorta di setaccio: più il setaccio è raffinato, diciamo, meno possibilità ci sono che particelle potenzialmente infette passino attraverso questo setaccio. Quindi, dice lo stesso Fauci, usando un qualcosa dato dal buon senso, è chiaro che se io utilizzo già una mascherina, anche se non regolamentata, più la mascherina chirurgica, chiaramente. Gabriele, vogliamo vedere lo stesso? Sì, Ah, vabbè. era un intervento? No, mi sa, Sì. ok. E dicevo, chiaramente si offre una protezione maggiore che non rispetto ad una mascherina da sola. Quello diciamo che è il mio punto fondamentale è la questione, diciamo, del dibattito delle diverse mascherine tra di loro, perché in realtà molto, molto si è detto. Sicuramente la questione delle mascherine, come anche diceva un paper di New England pubblicato ad agosto-settembre scorso, se tutti noi portiamo le mascherine, siano esse mascherine chirurgiche o FFP2, comunque c'è un
una riduzione, quindi c'è un vantaggio sicuramente da questo punto di vista, con ovviamente la questione che la mascherina chirurgica, come anche mi ha anticipato nel dirlo Nico e lo ribadisco anch'io, la mascherina chirurgica ha soprattutto un effetto, diciamo, protettivo più che nei vostri confronti, nei confronti degli altri, quindi ha maggiore, diciamo, esternalità positiva. La mascherina detta da Nico, cioè la FFP3, è probabilmente quella con la minore esternalità positiva, è la mascherina un po' più egoista di tutte, no? Da questo punto di vista, nel senso che protegge moltissimo chi la porta, protegge un po' meno chi sta fuori. E questa è la ragione per la quale è comunque, ma questo Nico te lo dico, poi ovviamente tu sei libero di crocifiggermi per questa cosa che ti sto dicendo, forse comunque metterci una mascherina chirurgica sopra la tua FFP3, magari con un elastico, sai, di quelli che allungano in maniera che non ti pesi troppo sulle orecchie, eccetera, un po' per coprire il filtro che sputa all'esterno, al netto del fatto che sono convinto che tu, data la tua grandissima attenzione che riponi nel tuo lavoro e nell'attenzione per la sicurezza, come dire, poi qui forse ti sto tirando un po' una gufata, però insomma non sarai positivo, però comunque, tra virgolette, diciamo che avresti in qualche modo un occhio di riguardo anche a chi sta fuori. La FFP2 è diventata un po', tra virgolette, quella un po' di elezione, come anche hai detto tu, perché in fondo, diciamo, nell'ottica che la mascherina perfetta non esiste, ecco, diciamola così, perché in fondo bisogna anche essere onesti intellettualmente con se stessi, la mascherina FFP2 è quella che probabilmente sta in mezzo alle due, tra la mascherina, cioè non conto neanche le mascherine di comunità, oramai c'è anche uno statement di WHO che molto sottolinea il fatto che, sapete, a Bologna c'è un modo di dire, no, che è piuttosto che niente, le mei piuttosto, cioè piuttosto che niente, meglio piuttosto. È ovvio che la logica iniziale americana del va bene anche la sciarpa piuttosto che niente poteva essere un qualcosa di logico nei confronti del fatto di non avere le mascherine, ma adesso come adesso che le mascherine sono disponibili, quella logica lì da Arsdaura bolognese, no? Da donna di casa bolognese del piuttosto che ninta, oramai non vale più tanto. Quindi la FFP2 mi verrebbe da dire, ma questo è chiaro che sono anche scelte molto personali e anche dipendenti dal fatto di quanto uno effettivamente queste mascherine le regge, e anche perché non è la questione di come quanto uno le regge e le sopporte, allora povera stella che non la sopporti, ma se poi tu la sopporti male, invariabilmente che cosa accadrà? Che inizierai ad aggiustartela, inizierai a muoverti, inizierai a toccarla, a quel punto la contamini e quindi siamo al punto di partenza, perché è come se tu non ce l'avessi avuta. Quindi il fastidio dei padiglioni auricolari lo riconosco. Io personalmente sono un po' più un sostenitore della FFP2, diciamo, rispetto alla FFP3, al netto che comunque ci sono vari sistemi anche per renderle più vestibili, più portabili, ci sono degli diciamo degli allungatori, non saprei come dire, che permettono di evitare di sovraccaricare le orecchie da questo punto di vista, di fronte ad una mascherina come la FFP2 che sta a metà tra le due. Però ecco, questo è un po' il panorama e quello che noi sappiamo, diciamo, attualmente. Mi viene comunque da dire che se voi guardate la letteratura scientifica da questo punto di vista, come dicono gli americani, una bottom line, cioè una serie di messaggi chiave nelle quali sarebbe molto facile per me dire, se io in letteratura avessi trovato qualcuno che dice bene, questo è quello che si deve fare perché questa è la norma ed è la cosa migliore, ve lo direi. Ma la realtà è che non c'è propriamente una bottom line nel fatto di dire questo è il migliore e va bene per tutti, perché appunto bisogna capire, bisogna adattare. Ecco, sapendo di queste cose sulle mascherine, prendete le vostre scelte, al netto del fatto però, ecco, che una mascherina di comunità, cioè la mascherina anche come può avere fatto vedere Nico precedentemente, che magari è utile per chi fa sport, eccetera, se non è abbinata comunque ad un presidio anche con più, mettiamo, esternalità positiva che non del singolo, come una mascherina chirurgica, è un qualcosa che io non mi consiglierei di dire. Ecco, assolutamente, credo, trovarsi in una situazione come quella che ha fatto vedere Nico prima, di quel rodeo, diciamo, scusatemi, quel saloon americano, soltanto
con una mascherina di comunità o con una mascherina chirurgica, ecco, io mi sarei sentito un filino molto a rischio, ecco, diciamola così, o anche come potrebbe essere qui da noi una situazione di sovraffollamento, magari, non lo so, rispetto ad un autobus che magari non garantisce il corretto distanziamento sociale, oppure in luoghi in cui ci dovete anche magari con delle distanze stare per molto tempo a lungo, in cui si satura l'ambiente, mi viene da pensare, al di là che poi è anche gli aerei o queste cose qui. Io spero, ecco Nico, di averti risposto. In fondo, se vuoi, la mia non è proprio, è un po' una risposta di comodo, ti ho risposto e non ti ho risposto, non so come dire, ecco. Tu hai risposto perfettamente e io anzi colgo l'occasione per dire una cosa, nel senso che noi stiamo mettendo assieme, e io sono orgoglioso onestamente di questo corso, perché stiamo mettendo insieme teoria e pratica, che sono due cose che diciamo devono andare di pari passo e che soprattutto troppo spesso vengono sganciate fra di loro, soprattutto negli ultimi mesi, e stiamo anche capendo che non esistono certezze, ma esistono delle buone pratiche e soprattutto il ricorso alla cautela, all'organizzazione mentale, ma non esiste il silver bullet, no? Cioè il proiettile d'argento che lo spari è ucciso il vampiro, insomma, per sempre. In questo caso il virus, non esiste neanche una terapia che è un magic bullet, no? In questo caso, e quindi... Esatto. Io tra l'altro volevo, cioè, aggiungo solo una cosa, Antonella mi chiede dai social, per la Cecconi, ma chi porta occhiali da vista usa gli occhiali da vista, perché l'importante è creare uno schermo, diciamo il punto di tramite, il punto di passaggio, e inoltre ricordo che tutti i nostri corsi sono sui social, quindi sui social, su Facebook di Mojo Italia, quindi se vi interessano gli altri guardate il programma sul nostro sito mojoitalia.it con la J, come scritto qui, e poi soprattutto guardate seguiteci sui social, se non vi siete riusciti a iscrivere su SIGEF. Tra l'altro c'è un corso, domani parliamo di sicurezza Covid da casa, cioè siamo sicuri a casa, però dobbiamo lavorare sulla qualità. Però soprattutto, agganciandomi a quello che diceva Davide, domani pomeriggio c'è con noi MedBunker, che è un medico, salvo di grazia, un medico italiano che si è dedicato da tempo, da tempi non sospetti, alla diffusione di tutto ciò che possa contrastare le bufale. E perché lo cito? Non solo perché è uno dei, come tutti i nostri corsi, è un corso da non perdere, ma in particolare interessa alla sicurezza, e quindi partecipate a questo corso Covid, guardate anche quello, ma soprattutto perché tutte le cose che ci siamo detti con Davide oggi sono cose che purtroppo vengono in qualche modo nella nostra mente anche intaccate da certa propaganda, oltre che dalle fake news vere e proprie. Cioè io ricordo che all'inizio, per esempio, uno di quei signori che avete visto nel saloon, che diceva, che ho trovato eccezionale, quando diceva basta con questa spazzatura marxista e i comunisti al governo, ed era un sostenitore di Trump che era al governo, ma c'è sempre l'idea che ci sia un deep state che mina l'opera del presidente. Lui aveva al collo un tesserino che mi ha fatto vedere, mi ha spiegato eccetera eccetera, che certificava il fatto che il suo diritto costituzionale era tutelare la sua salute e quindi a non portare una mascherina. Oggi si sta ricominciando a parlare di non portare le mascherine all'esterno, e ora non entro nel merito, però capirete che se siamo bombardati continuamente da questo si può fare, quell'altro si può fare, quell'altro non serve a niente, ma poi non è vero che serve, eccetera eccetera, proprio a livello di meccanismo mentale, quella disciplina di cui si parlava prima, cominciano a calare le difese, no? Cala la guardia in qualche modo. Quindi credo che le bufale, le polemiche di parte, eccetera, eccetera, siano dannose anche per questo. Se mi permetti un piccolo appunto su questo, Nico, ma proprio molto veloce, dato che in realtà anch'io poi dal 2012, soprattutto per quello che riguarda l'ambito vaccinale, mi sono dedicato a capire i sentimenti, no? Fare quella che si chiama la sentiment analysis di come vanno le informazioni o la disinformazione su internet, eccetera, eccetera.
credo che cioè, oltre a quello che tu hai detto, cali poi la fiducia in quello che si fa. Quando i messaggi sono contrastanti tra di loro, ovviamente, o in qualche modo vengono reputati come illogici, perché per certi versi sono illogici o sono illogicamente comunicati. Io porterò sempre un esempio, poi mi taccio, scusami, ma era per no, dirvi una mia cosa personale. L'anno scorso di questo periodo si è iniziato, no, a parlare delle riaperture, ve lo ricorderete bene, si è iniziato a fare tutta la questione, il discorso dei congiunti e il discorso delle cene con non più di 4 persone. Io una cosa che ho sempre detto, cioè è chiaro qual era il messaggio che voleva stare dietro quel tipo di comunicazione legislativa legittima, cioè ci mancherebbe, era una sorta di dire: signori, usate il buon senso e usate la maggiore precauzione possibile, no? Il congiunto non era indicato, e poi era stato dato un numero per forza di cose, per comunicare un numero, si diceva 4 come numero per dire poco o molto, che però è stato ovviamente mal interpretato, no, dalle persone, perché come ci scherzavo io anche a chi me lo chiedeva, dicevo: ma guarda che non è la questione che da 4 in su il virus ti contagia e da 4 in giù non ti contagia. Se tu fai anche la cena con una sola persona che è positiva, tu ti contagi comunque e ne basta uno, non è che ne servono 4. Quello che doveva, secondo me, essere comunicato in maniera diversa era un messaggio che non fosse fraintendibile da questo punto di vista, anche, permettimelo di dire, ma non voglio, hai capito, cioè nel senso nella comunicazione a tutti i livelli, perché poi le persone, quando non capiscono anche un numero semplice o una cosa di questo genere, semplicemente perché io capisco non è stata comunicata semplicemente come dire: signori, usate le maggiori precauzioni possibili, è stato detto 4 il numero magico, che non si capiva bene da che cosa uscisse fuori, fondamentalmente questo ha portato la gente a perdere fiducia nei confronti delle, quindi fondamentalmente a dire: beh, vabbè, se tutti dicono ogni cosa, allora io la faccio con 5 la cena, la faccio con 6, la faccio con 8, perché tanto non mi interessa nulla. Scusami l'appunto. No, ma è fondamentale quello che hai detto. Io aggiungo, cioè, si potrebbero fare tanti altri esempi. Per esempio, si è continuato a fare polemica su: ma se io quello che faccio a pranzo in un ristorante è identico di quello che faccio a cena, perché non riaprite a cena? E nessuno, come ed era una polemica, secondo me, chiaramente strumentale, perché la risposta è semplice: esattamente quello che fai di mattina lo fai di sera, però poi di sera ci ritroviamo alle aggregazioni, agli assembramenti fuori ai locali, cioè tutte le cose che poi diventano sorgenti, cioè non è tanto quello che succede nel locale, ma è quello che poi succede fuori, cioè riprende la movida che manca a tutti quanti noi, però tornerà prima o poi. Quindi il problema, appunto, ripeto, nel nostro specifico caso, sia poi noi lo guardiamo da due casi, cioè da comunicatori che devono essere fortemente responsabili, ma anche da, in questo caso, di persone che si vogliono proteggere, perché stanno out there, lì fuori. Ora, diciamo, c'è un tema che volevo un attimo affrontare, che era quello dei viaggi. Cioè, durante i viaggi noi ci ritroviamo a lungo in ambienti chiusi, gli aerei per esempio, per fortuna, soprattutto sulle lunghe tratte, la distanza sociale è abbastanza garantita, perché diciamo, purtroppo dispiace, ma gli aerei sono semivuoti. Nei voli interni, per esempio, negli Stati Uniti non è così, anzi, io ripeto, è una roba veramente da super spreader event, cioè da event, ho fatto dei viaggi che sembravano dei momenti di super diffusione, ne avevano tutte le caratteristiche. Aggiungo che l'altro tema, per esempio, per chi si occupa di televisione, va fuori con la troupe, è stare con persone che tu non solo non controlli, perché appunto non sono i famosi congiunti, non sai che vita fanno, anzi sai che sono stati magari un giorno in ospedale, il giorno dopo in Palazzo Chigi, dopo 3 giorni in un altro buffet, eccetera, eccetera. Quindi sono, diciamo, come te, perché vale per te ma anche per loro, esposti al rischio, fuori dalla loro
molto più spesso fuori dalla loro bolla di sicurezza che dentro. A me, per esempio, è capitato, io di solito quando posso, se devo lavorare, evito, cioè, cerco di far tutto da solo, di fare videogiornalismo, videoreportage da solo. Quando devo uscire con le troupe, provo a raggiungerle sul posto, a usare altri veicoli separati, eccetera, eccetera. Però, per esempio, a me è capitato, sono stato chiamato in emergenza il 29 dicembre per andare a seguire il terremoto in Croazia, ho preso la soluzione migliore, mi è sembrata prendere un treno, arrivare a Trieste e a mezzanotte alle 5 del mattino ricongiungermi con la troupe che era locale e poi guidare fino in fino nelle zone terremotate. Però siamo stati ore, 4 ore in 5 persone in un'auto e con le mascherine, però senza distanza di sicurezza e con una scarsa circolazione d'aria. La cosa che io, poi voglio dire, sugli aerei le compagnie sono impegnate a montare filtri EPA, i filtri nelle auto, sappiamo che questi filtri speciali non ci sono e comunque non sono impianti quelli di climatizzazione pensati per chissà quale grande ricircolo d'aria, quindi evidentemente c'è una situazione di rischio. In quel caso, freddo o non freddo, perché davvero faceva freddo, io vi dico la mia salvaguardia è stata quella di chiedere e di tenere il mio finestrino aperto e di cercare di tenerli aperti tutti facendo circolare il volume d'aria. Però su questo vorrei sentire i consigli di Davide. Aggiungo solo una piccola cosa: filtri. La mascherina è un filtro. I filtri sono, come dire, qualcosa che ci danno un grande vantaggio, ma sono anche una enorme sorgente di rischio. Cioè, un filtro sporco, pensiamo al filtro della macchina dell'acqua, quella che nei ristoranti fa le bollicine, piuttosto, insomma, evita di comprare la plastica, eccetera, eccetera. Se i filtri non vengono puliti, a un certo punto tutto lo sporco che resta ce lo troviamo nel bicchiere, perché il filtro è saturo e quindi ha perso la sua funzione di filtro, è diventato un deposito di germi, batteri e sostanze, diciamo, più o meno nocive. La stessa cosa vale con la mascherina, per cui se usate mascherine monouso, lavatele. Tra l'altro, la mascherina monouso, per esempio, diciamo, c'è un'azienda qui a Roma, sempre di materiale militare, che ha fatto delle mascherine con un trattamento nanotech antivirucida, che però dice massimo 20 lavaggi. Quindi laviamole, stiamo attenti alle istruzioni, e per quanto riguarda quelle monouso è inutile che si fa riciclaggio, cioè, perché è inutile riciclarle e continuare a usarle, perché lavoriamo con un filtro che diventa saturo e non serve più niente né a noi né agli altri, anzi diventa dannoso. Chiusa la parentesi sui filtri, Davide, che ci dici per i luoghi chiusi? Io direi più che gli aerei, soprattutto le auto, o comunque i treni e i mezzi di trasporto in genere. Sì, allora, per quello che riguarda questa questione, è una questione che qui nell'area locale mia di riferimento noi abbiamo studiato come gruppo di ricerca. Chiaramente i punti che tu hai detto sono i due punti fondamentali, ovvero da un lato la questione della ricircolazione e sanificazione dell'aria. È chiaro che molti dei mezzi pubblici, per loro natura, ma proprio per questioni anche di risparmio energetico, tendono a miscelare l'aria esterna con l'aria che proviene dall'interno e che magari è già climatizzata e o già sostanzialmente riscaldata. Diciamo che il problema potrebbe alle volte valere magari più d'estate che non d'inverno, ma d'inverno poi c'è il problema della persistenza del droplet maggiore, delle condizioni termoigrometriche diciamo sicuramente favorenti date dalla stagione invernale. È chiaro quindi che sono ambienti confinati e per loro natura ovviamente possono essere delle potenziali situazioni di rischio, laddove poi a maggior ragione ci possa non essere un grande controllo rispetto alla frequentazione di questi mezzi, perché poi non è da dimenticare, come dire, che
ovviamente un autobus oppure un tram oppure una metro che sono stipate sono diverse rispetto ad un autobus, un tram o una metro in cui invece viene mantenuto un corretto distanziamento e che magari vengono solo riempite per un terzo o per metà o comunque con la riduzione di questo. Grande attenzione è stata posta e ti dico anche su questo non ci sono delle direttive univoche e il mondo scientifico è un po', secondo me, in qualche modo diviso da questo punto di vista sul considerare, per esempio, un ricircolo sanificato totale o comunque una diluizione con aria esterna per evitare flussi turbolenti. Io eviterò di dire, diciamo, una cosa piuttosto che l'altra. Sicuramente è importante che l'aria non venga in qualche modo ricircolata se un filtro non è, ovviamente, se non ci sono dei filtri correttamente manutentati che siano in grado di stoppare qualsiasi tipo di droplet e questa cosa qui comunque, e c'è bisogno in qualche modo di ricambiare l'aria. Poi il ricambio d'aria che venga fatto dal sistema di heating ventilation, come dicono gli americani, quindi l'insieme del riscaldamento raffreddamento, diciamo, che sia fatto tutto da quello in modo artificiale oppure con dei ricambi esterni, naturali. L'importante, ecco, permettetemi di dire, come buona norma scientifica su cui siamo, direi, abbastanza d'accordo, è quella ovviamente di ricambiarlo da questo punto di vista. Anche e non solo diciamo, nel trasporto pubblico, cioè nell'esempio che tu mi facevi, Nico, allo stesso modo, a maggior ragione considerando che se gli aerei portano dei filtri HEPA, che sono praticamente gli stessi filtri per intenderci che sono utilizzati anche a livello della ricircolazione dell'aria nelle sale operatorie degli ospedali, gli autobus, i tram, i mezzi pubblici di trasporto locale hanno una normativa un po' meno stringente ed utilizzano fondamentalmente il gradino sotto agli HEPA, le macchine utilizzano dei filtri ancor meno, ovviamente performanti, ma questo anche per ragioni di potenza dei motori. Non vi starò a fare una lezione, come dire, di meccanica da questo punto di vista, perché poi è chiaro che il filtro ha un problema, specialmente poi se è un filtro intasato e non correttamente manutentato, che se l'aria non ci passa attraverso, ovviamente il motore consuma molta più energia e quindi ovviamente le macchine non possono portare dei filtri HEPA perché altrimenti credo che dopo voi non sareste tanto contenti dei soldi che spendereste quando doveste andare a fare benzina oppure a fare il diesel da questo punto di vista. E quindi vengono messi dei filtri che per forza di cose fanno meno. Quindi a mettere una ricircolazione dell'aria all'interno di una macchina o di un furgone, sto parlando privato, laddove magari sopra non siate sicuri dello status di altre persone, se positive oppure no, specialmente se non si sta attenti all'utilizzo corretto e a che queste persone indossino le mascherine in maniera adeguata, eccetera, eccetera, può essere una situazione di rischio e quindi o prendere tutta l'aria dall'esterno in maniera da ricircolare, quindi non attivare il pulsante del ricircolo dell'aria che di solito è attivato di default nelle macchine proprio per risparmiare energia, o comunque favorire la ventilazione esterna, può secondo me aiutare molto da questo punto di vista nel diluire po questo potenziale rischio. Chiudo solo su questo, queste cose comunque, Nico, permettimi di dire, si abbinano molto con le cose che abbiamo detto precedentemente, cioè a maggior ragione in un ambiente chiuso e confinato, io non sarò di certo quello che dice quest'estate togliamoci la mascherina all'aperto perché mi sembra che ne abbiamo, come dire, insomma, di comunicazioni contrastanti, ne abbiamo già ricevute molte, ma indipendentemente da come la pensiate sulla mascherina all'esterno, la mascherina negli ambienti chiusi e confinati è un qualcosa, insomma, una protezione, chiamatela come volete, a livello delle vie aeree negli ambienti confinati è quanto di più doverosa. E ovviamente anche da altri che stanno con voi o nel mezzo privato o nel mezzo pubblico. Quindi è ovvio che la buona norma prevede che tutti noi, voi lo sarete sicuramente per il lavoro che fate, eccetera, ma quando salite, se vi capita di salire su un mezzo pubblico, adesso a me viene in mente, poi con questo chiudo, perdonate la boutade, ma mi ricordo come in modo abbastanza anche, forse è sempre la mia perversione da igienista, ma in modo alquanto pepato, ho redarguito una hostess sul volo che mi portava in Sardegna
l'estate scorsa, perché davanti a me c'erano due file di persone che si erano abbassate la mascherina subito dopo il decollo. Ecco, io chiaramente ho fatto valere le mie ragioni, ho detto se nel volo è queste persone, al di là dei filtri EPA, le mascherine le devono avere su. E mi sono un po' impuntato dicendo che insomma non era giusto. Ecco, questo lo dico per, come dire, comunicazione, secondo me, in cui tutti noi poi dobbiamo essere proattivi nel fatto che poi le regole vengano rispettate, anche perché in quel caso lì ne va di mezzo anche la nostra salute. Non so, Nico, se... No, è assolutamente così. Io faccio per esempio, io noto, il problema è che le norme, soprattutto quando si tratta di sicurezza diciamo tattica, piuttosto che sicurezza in senso sanitario, sono norme che io credo sia sbagliato guardarle singolarmente, che vanno guardate nel complesso. Cioè, mi spiego, oggi dire ma all'aperto il livello di contaminazione è basso, per cui togliamo, non usiamo più le mascherine, è a mio modesto avviso sbagliatissimo. Perché? E parlo da uno della strada, perché poi quando cammini per strada e qualcuno ti ferma e ti dice scusi che ore sono, si avvicina, oppure tu incontri l'amico e ci parli, che fai? Ti metti la mascherina? Oppure entri in un luogo e automaticamente te la metti? Ma figuriamoci, cioè io a tutt'oggi, scusatemi, ci stiamo un po' rilassando, però entro al bar, chiedo di pagare contactless, ma semplicemente perché di solito al di là della crisi economica del giornalismo non c'ho mai contanti, e la signora dietro la cassa o il signore dietro la cassa prende la mia carta e l'appoggia lei o lui sul POS, quando dovrei, diciamo, farlo io, e il POS dovrebbe stare all'esterno dello schermo che separa me e loro. Quindi, diciamo, io insisterei soprattutto sul tema della disciplina mentale, dell'organizzazione e di un approccio, diciamo, costante e coerente, dicono gli americani consistent. Posso dire, Nico, anche dell'esternalità positiva, degli esempi positivi che ci circondano, perché è chiaro che noi ci rilassiamo se intorno a noi vediamo degli esempi di persone e quindi diciamo, beh vabbè, se loro non lo fanno, allora non lo faccio neanch'io. L'anno scorso non c'era l'obbligo all'esterno, no, delle mascherine, eppure io durante tutta la mia vacanza io ho continuato a portarla, un po' per il ruolo che rivesto, e uno potrebbe dire, beh vabbè, che te frega, mica c'hai scritto in testa che sei un epidemiologo. È vero, però anche solo perché avevo la speranza che, vedendo la gente me con la mascherina, magari lanciando anche qualche occhiata un po' gelida a chi non la portava, chi mi si avvicinava, come dici tu, per chiedermi l'ora, o un cameriere per portarmi un qualcosa senza mascherina, avevo il modo, come dire, di fulminarlo e dirgli, lo vedi che, cioè, se me la tengo io, te la potresti tenere anche tu, ecco, perché è chiaro che poi dopo gli esempi, insomma, siamo primati, no, da questo punto di vista, inteso proprio nella cosa delle scimmie, e i neuroni specchio in questo credo che ci possano aiutare molto. Sì, tra l'altro io apprezzo, poi vi faccio vedere una cosa, apprezzo tantissimo... Allora, New York è la città più regolata e regolamentata d'America, dove invece il resto dell'America domina il laissez-faire, laissez-passer, però le regole le sanno fare. Cioè, per esempio, quando erano ancora aperti i ristoranti all'interno, prima della seconda e terza ondata, ora si stanno riaprendo, c'era una norma chiarissima che diceva, anzi una doppia norma che diceva, quando si avvicina a voi il cameriere dovete rimettervi la mascherina, perché ovviamente è un modo per tutelare il cameriere, e la seconda cosa, che la mascherina si usa actively drinking and eating, cioè quando stai effettivamente mangiando e bevendo. Ormai ci sono persone che secondo me girano in strada con dei bicchieri vuoti solo per giustificarsi, o con delle sigarette accese solo per giustificarsi, magari non sono fumatori, no? Un po' come quelli che portavano il cane a fare la pipì 12 volte al giorno. Con la tuta o la cosa da runner, sostanzialmente. Esatto. Va bene, vi faccio vedere una cosa, entriamo un po' più nel tecnico. Allora, per chi fa video reportage, cioè per chi ha a che fare con tante attrezzature, il problema in generale è quello di averle a portata di mano.
in questo momento è ancora più importante averle a portata di mano, perché averle a portata di mano significa non esporle, appoggiandole qui piuttosto che sotto, piuttosto che sopra, a una potenziale contaminazione. Ora, mi sono, insomma, di solito mi industrio un po' e a trovare soluzioni, e avevo un portaplacche balistiche che ho adattato per lo scopo. Vi faccio vedere come l'ho adattato in questo video. Si è interrotto, torniamo dove eravamo. Allora, cogliamo per, diciamo, mettiamo assieme le due cose. È stato girato in stop motion con l'iPhone, con un'app che si chiama proprio Stop Motion. Che cos'è lo stop motion? Lo stop motion è praticamente una tecnica di animazione, si usava per i primi cartoni animati, che è fatta di tanti, diciamo, sostanzialmente sono tante fotografie messe insieme, spostando gli oggetti si hanno questo tipo di animazioni. Vi facevo solo notare una cosa, che nel MedPack, nel kit medico, che ovviamente era stato adattato per le esigenze del caso, cioè per il Covid, c'era un piccolo, avete visto, c'era un piccolo contenitore morbido, un dispenser, dentro c'è del gel. Io all'inizio della pandemia, quando vi ricorderete che il gel lavamani non si trovava, non era praticamente, era insomma roba introvabile, a un certo punto c'era qualcuno che faceva ironia ipotizzando che i ristoranti avessero prima o poi aperto, offerto la carta delle amuchine. Io sostanzialmente ho trovato una soluzione scientificamente corretta, ma artigianale, cioè quella di comprare l'aloe vera e l'alcol isopropilico e mescolarlo, oppure un alcol di quello denaturato, ma con un volume di almeno pari al oltre il 90%, e di mescolarlo in una quota di due terzi e un terzo, 60%, 40%, per poi farmi, insomma, da solo il sapone lavamani per ovviare a quella mancanza. Devo dire che continuo a fare tutt'oggi, perché non mi piace
fare bottigliette di plastica e poi buttarle, ed è anche più economico, anche se poi, voglio dire, non fate cadere niente, so, vi puzza tutta casa. Sono le 12:45, non abbiamo affrontato tanti argomenti, c'è una domanda che mi arriva, però insomma, se volete, siamo qui per domande. Tra l'altro c'è un'altra guidatrice, cioè Nelly Sperati, che ha alzato la mano, non so se l'ha fatto per sbaglio o perché ha una domanda. E prima di passare a Nelly, se ha effettivamente una domanda, vi dico che mi è arrivata una domanda di Elena che chiede: è difficile avere a che fare con persone che pensano che tu sia malata sul perché hai la mascherina? Sì, fa parte delle difficoltà psicologiche dell'approccio agli altri. Il fatto di avere la mascherina, non, ripeto, in Italia, ma magari in Africa piuttosto che in America, ti bolla politicamente o ti bolla sanitariamente. E lì ci vuole un grande sforzo di empatia e anche un po' di creatività. Io, per esempio, tante volte quando mi hanno contestato ma perché la mascherina, ho sempre detto company rules, insurance, norme della mia azienda. Cioè, è inutile che mi metto a convincere uno che crede che la terra sia piatta, insomma, lo convince. Nel caso dell'America è facile perché basta che dici compari rules e lì diciamo, è in linea con la cultura di quel paese, ti capiscono, quindi si passa avanti. Però insomma, cerchiamo sempre di aggirare questi ostacoli o con l'empatia oppure gestendo appunto la situazione. Se c'è una domanda da parte di Nelly oppure chi è il pro, se altri vogliono fare domande, siamo qui. Manca poco alla fine del seminario, però. Insomma, siamo a vostra disposizione. No, vabbè, sono Antonella, però non sono riuscita, buongiorno a tutti, non sono riuscita a modificare il nome con l'iPhone. Comunque, no, la mia domanda è, ma secondo voi forse non si sta un po' esagerando, un po', magari, ecco, un po' di terrorismo mediatico c'è? Cioè, questa è la mia domanda, ecco. Guarda, la domanda non è oggetto del corso e io non ho sempre bisogno di rispondere, cioè ti posso dare la mia opinione personale. No, Io no, vabbè, no, sì, nel però senso è che un'altra credo domanda. che Dato che giustamente io credo che ci hai sono parlato di stati mascherine. a me personalmente ci sono dei titoli tipo AstraZeneca, terrore in Europa, panico in Europa che insomma, onestamente mi hanno fatto rabbrividire, però io dico sempre che stiamo affrontando una situazione che non è alla quale non eravamo pronti, in una società dove tutte le certezze, dove siamo abituati ad avere certezze, invece è arrivato il momento dell'incertezza. Tutto il resto me lo spiego così. C'è una domanda da parte di Leonardo. Eccomi, buongiorno a tutti. Una domanda proprio tecnica relativamente ai microfoni direzionali di cui hai parlato prima. Vale a dire, non avendo mai lavorato con questi microfoni direzionali, ma anche perché difficilmente magari faccio video e tutto, diciamo, ho usato magari qualche volta la tecnica del boom con il microfono alle estremità, però per quel che riguarda i microfoni direzionali, a quale distanza più o meno si possono tenere, diciamo, a quale distanza arrivano per registrare un audio che sia poi un audio effettivamente usabile, cioè la distanza rispetto alla fonte, a chi parla? Ah, allora, diciamo che il tema audio è un tema complicato in questa fase. Se voi ascoltate telegiornali, ormai 10 interviste su 9 interviste su 10 hanno un audio vattato proprio per via di microfoni distanti, per via delle mascherine, eccetera, eccetera. Quindi questo è un argomento sicuramente complicato e dove diciamo, va anche trovata una soluzione conoscendo i propri strumenti e testandoli e quindi trovando il fine tuning, no? Giusto con il feeling, con la propria attrezzatura. Quello che ti ho fatto vedere io è un video, si chiama Video Mic della Rode ed è importante sottolineare che ha batteria. Cioè, di microfoni Normale o direzionali, pro? Videomic normale o pro? Perché ci sono più modelli. è il Pro. La
la cosa, perché il videomic, adesso ho la memoria, comunque uno dei due, il videomic ha il, non ha la batteria, è comunque un buon microfono ambiente, ma ha un cono più vasto. Questo significa che evidentemente nel cono più vasto non prende solo la voce di quello che parla, ma tutto quello che c'è intorno. Il VideoMic Go invece, il Pro invece ha la batteria, quindi è come se avesse la Phantom Power, quella che altrimenti si prende proprio dalla camera, e quindi è sicuramente più mirato. Poi io continuo a dire, esistono dei microfoni direzionali che sono quelli che consentono dalle tribune di cogliere la conversazione fra i calciatori, però diventa uno strumento molto più costoso, molto più impegnativo da gestire, eccetera, eccetera. Quello che vi ho fatto vedere, ci sono ovviamente di altre marche, è un buon compromesso. Io direi che anche se stai a un metro, mezzo metro di distanza dalla bocca della persona, hai sicuramente una buona registrazione. Ovviamente dipende sempre da, anche dal contesto in cui sei. È ovvio che se sei in mezzo alla strada con boom, 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 il traffico delle macchine, diventa complicato. Cioè lì poi c'è la gestione della, diciamo, della situazione da parte di chi sta appunto facendo la registrazione. In generale, ripeto, quello dell'audio è un tema complesso e poi dipende anche la persona con la quale hai a che fare. Cioè non ci dimentichiamo mai che ci sono persone ormai che, per carità, giustamente, legittimamente, cercano sempre di tenere il più possibile lontano da sé degli oggetti, altre che invece sono molto più oggetti e persone, altre che invece sono molto più rilassate da questo punto di vista, quindi mezzo metro è accettabile, e piuttosto che un metro, ecco. Grazie. Vedo che c'è una mano alzata di Davide. Sì, eccomi. Premesso, ovviamente, come abbiamo detto, che la via aerea è quella più pericolosa, preferenziale. Tornando al discorso degli oggetti, mi domandavo laddove la sanificazione dell'oggetto risulta difficile, ecco, la quarantena dell'oggetto è valida, cioè non toccare l'oggetto, lasciarlo per quanto? Un giorno, due giorni, tre giorni? Non c'è molta chiarezza sui materiali, se è plastica piuttosto che legno, metallo. Ecco, ha un senso lasciare in quarantena l'oggetto, anche se in realtà non saprei per quanto tempo esattamente. Io lo lascio per due giorni, ecco, magari due giorni. Ma laddove ovviamente non hai bisogno di utilizzarlo più, diciamo, il giorno dopo, ecco. Faccio un esempio, una macchina fotografica o qualcosa che magari è difficile igienizzare o qualsiasi altra cosa. Anche un oggetto della vita comune, non so, la racchetta da tennis. Supponiamo, uno gioca a tennis, poi ci gioca la settimana successiva, la mette nella custodia, la lascia in macchina, la riprende, non ha bisogno di igienizzarla, secondo me, ecco. Allora, io vedo che Davide è temporaneamente offline perché lui ci sta. No, ci sono, ci sei, Davide. Ci sono. Sto solo, scusatemi, switchando perché purtroppo poi devo andare a fare della didattica. Appunto, stavo dicendo, Davide ci ha regalato 3 ore del suo tempo tra una lezione e l'altra. Poi se posso, di comunque la tua opinione su quello che ha detto il collega. È chiaro che questa è una cosa che, se volete, è in parte di buon senso, ma la realtà è quella che purtroppo non c'è nessuno studio che ci dice in realtà quanto è effettivamente la durata e la vitalità potenziale, anche la riattivazione di questo virus, anche in tempi molto lunghi. Quindi oggettivamente, se da un lato io non vorrei essere stato tra virgolette troppo confortante sulla, cioè comunque è una via che comunque è potenziale, quindi non sanificare, lasciare lì per un tempo che noi non sappiamo, è una via che a mio modo di vedere non è esente da rischi e personalmente non consiglierei. Poi lascio anche a te, Nico, le tue impressioni. Io come scienziato non è che ho una risposta per dire questa cosa.
Davide, ti abbiamo perso. Ma inserisco io, mi sentite? Sì. Allora, c'è questo studio di cui anche Davide parlava all'inizio, che diceva 9 giorni sulla plastica, 200 giorni sull'alluminio, insomma, bla bla bla, condotto in condizioni, diciamo, di laboratorio. Quindi, appunto, come dice Davide, in realtà non sappiamo. Il buon senso deve prevalere. Io personalmente, con una soluzione di amutina al 5%, igienizzo tutto quello che posso igienizzare, ovviamente non tutti i giorni, non insomma, diciamo, abbastanza a scadenza, e cerco di essere poi di igienizzare poi me stesso dopo averli toccati. Cioè, entro in casa, mi svesto in una stanza, lascio l'attrezzatura in una stanza, passo nel bagnetto, mi lavo le mani, mi cambio e poi diciamo entro come nella mia vita diciamo familiare. Devo dire che ovviamente non tutto può essere igienizzato. Per esempio, vi ho fatto vedere prima il microfono. Quel microfono sopra aveva il cosiddetto, che poi è simpatica sta cosa perché in America si chiama dead cat, cioè cane, gatto morto, in Italia si chiama cane, cioè quel pelo che serve ad evitare, soprattutto con quei microfoni molto sensibili, che il vento poi generi in realtà fruscio. Quello è chiaramente come la spugna del microfono, ma non solo Covid, ma cioè è praticamente un magnifico magnete di batteri e quant'altro. Quindi però anche lì diventa difficile lavarlo quotidianamente, significa distruggerlo, diventa difficile igienizzarlo. Io onestamente, dopo averlo usato, lascio in quelle sacche che vi facevo vedere e non lo tocco più, cioè lo vado a toccare la volta successiva che mi serve. Cioè, dopo essermi lavato le mani, è entrato quindi nella mia bolla, come giustamente diceva Davide, che è la casa, non lo tocco più, e se lo devo usare lo faccio con le precauzioni del caso, perché poi ricordiamoci che a volte sono i piccoli tic, le banalità, la distrazione che ci frega. Cioè, ovvio che se io lo tocco e mi lavo le mani è un conto, se lo tocco poi mi comincio a grattare in faccia, è ovvio che se c'è lo sputo, scusatemi, sopra, droplet è più carino, ma proprio di sputo si tratta, dell'ultimo intervistato, insomma, mi sono fatto male da solo. C'è un'altra domanda forse di Riccardo? Grazie. Vai Riccardo. Ne volevo che farla a Davide, però la pongo anche a te. Allora, per lavoro io giro cucine, ristoranti, laboratori. Volevo chiedere, ma c'è un obbligo di certificazione da parte degli ambienti che possono assicurare che almeno una volta al giorno sono sanificati? Io non te lo so dire, nel senso che da mia conoscenza, diciamo, giornalistica, cioè quella che puoi avere pure tu, mi ricordo che alla riapertura dopo il lockdown ci fu l'obbligo di sanificazione di tutta una serie di locali. Ora mi sembra che la cosa sia sostanzialmente lasciata alla attitudine, come dire, abbastanza individuale. Quindi a riguardo sì, è lasciato, cioè la normativa poi dipende a seconda di che ambiente si tratta e di quelle che sono le normative, anche che in diversi ambienti. Davide l'abbiamo perso, quindi vabbè, però abbiamo colto il senso fondamentale della sua risposta, cioè tutto. Mi sentite? Eccoci. Forse non mi sentite. Davide, vai. Comunque, nell'attesa che Davide si ricollega, abbiamo capito il senso. No, non c'è un obbligo, c'è sostanzialmente una scelta personale e individuale. Io vi dico onestamente, quello che è capitato a me ieri, un bar che ha messo fuori dei tavolini, degli appoggi, eccetera, eccetera, un appoggio sul quale, sapete, quei tavoli alti, giusto per prendere un caffè al volo, onestamente è un appoggio sul quale davanti ai miei occhi si saranno fermate 20 persone in mezz'ora e non ho visto spruzzare, eccetera, eccetera. Quindi io, ripeto, per esperienza in contesti diversi da quelli in cui viviamo noi, per fortuna molto più tragici, perché vuol dire che viviamo in un mondo dove appunto c'è la pace e quindi c'è una, sicuramente c'è, siamo meglio,
Io sono sempre portato come disciplina mentale a non dare per scontata la sicurezza e quindi a comportarmi di conseguenza. In sintesi, su quel tavolinetto io personalmente la mia tazza e tutto il resto non me l'appoggio più, non ce l'appoggerò più, e anzi in quel bar ho deciso che non ci vado più, perché poi, ripeto, basta poco, lo starnuto di una persona, lo sputo che dopo un po' perde la sua evidenza, ci metti la mano sopra, tocchi il bicchiere e te lo sei bevuto. Scusatemi, lo so, è ora di pranzo, ho detto una cosa orribile, però preferisco sempre stare on the safe side, cioè schierarmi a favore della cautela. Massimo, Riccardo mi faceva una domanda in privato, mi diceva il tipo di guanti. Ma questi guanti, che tra l'altro ricordo sono lavabili, si chiamano Kinetics, ma insomma lo fanno anche marche diverse, sono importati in Italia con tutto altro materiale che ho fatto vedere. Io li compro da Mad Max, che sta qui a Roma, ma ce ne sono, ovviamente, sì, per carità, dove volete voi, di tanti negozi del genere, purché vi fidiate ovviamente di chi vi vende il materiale giusto e sappia capire che i militari hanno certe esigenze, i giornalisti delle altre, quindi vanno adattati a seconda del vostro scopo. Vi ripeto di nuovo, come diceva Davide prima, i guanti possono essere in realtà una fonte di pericolo. Io li utilizzo proprio per dissuadere me stesso dal mettermi le mani in faccia. Allora, spero che ci stanno arrivando dei messaggi di congratulazione che non possono che farci piacere. Io vi, se ci sono altre domande, altrimenti chiudiamo, anche perché è passata l'una, non che ci scade l'orologio, e se ci sono domande, insomma, non ci scade il satellite, ce la possiamo fare. Io, Nico, scusami che mi sono riuscito a riconnettere, che ho avuto qualche problema. Ti saluti, Davide. Esatto, ok, perfetto. Beh, meno male, sono contento di non aver perso più di quello. Io no, cioè, veramente... la comunicazione si è interrotta ogni volta che hai detto la cosa fondamentale. Vabbè. E comunque, niente, io volevo così fare veramente un brevissimo saluto e ringraziare te, ringraziare gli organizzatori e tutti quanti per questa occasione che mi avete concesso. E scusate se appunto negli ultimi 10 minuti sono stato un po' così assente. E come dire, spero che i messaggi che abbiamo comunicato possano essere utili e che questo webinar, insomma, sia stato fruttuoso. E così basta, finito le mie cose, non dico più niente. Grazie Davide, buon lavoro, perché Davide sta spostando da Bologna a Rimini per insegnare, e quindi ci ha fatto un doppio favore. Io ricordo sempre che questo festival si fa grazie all'opera di tanti volontari, al supporto di Stampa Romana, al supporto dei nostri sponsor, ma soprattutto al fatto che gratuitamente i nostri panelist, che sono tutti insomma relatori, anche persone professionisti di un certo livello, quindi particolarmente impegnati, ci dedicano il loro tempo per stare con noi, quindi li ringraziamo. Vi ricordo che alle 14 di oggi sulla pagina Facebook di Mojo Italia, scritto così, e su tutto, per chi si è registrato via SIGEF su Zoom, c'è un altro corso interessantissimo: come farsi trovare su internet, come far visualizzare, come aumentare le visualizzazioni dei propri contenuti, ma anche come difendere la propria privacy. Poi continuiamo alle 17 con un altro corso, stessa formula domani 10, 14, 17, stessa formula domenica 10, 14, 17. Sempre corsi gratuiti, sempre di alta formazione, per cercare insomma di un nostro contributo anche per provare a uscire da questa crisi che ha colpito tutte le categorie, però insomma, ha colpito anche duramente la categoria dei giornalisti, dei comunicatori, dei videomaker, dei filmmaker, anche se poi magari se ne parla meno di quello che si dovrebbe. Vi saluto e grazie a voi, ci vediamo alle 14.